Sì, ciao a tutti e benvenuti in live. Oggi siamo qui su Los Santos Life Italia, qui con un nuovo personaggio. Sì, vestito molto simile a quello a Elisa, però si chiama in un modo diverso e tutto. Questo qui è il nostro PG, capelli bianchi, faccia è questa qui. Un po' diversa da Elisa, sempre tipo carnagione bianca. Vestita elegante. E dove stiamo correndo? Stiamo correndo, e tra poco muoio di sete anche, in ospedale. Perché oggi diventeremo medici. Gente già che gira con macchine da 50.000 dollari e passa. Questo wipe, noi diventeremo medici. L'ospedale è vicino, noi corriamo per farvi veloce, arriveremo su che moriremo di gas di sete, momenti. Il PG come si chiamerà? Adesso ve lo dico più tardi come si chiama il PG. Quante ne Salve. Buonasera. Madonna mia, quanto bisogna bere per dissetarsi. Hanno nerfato tantissimo le Coca-Cole. Scusi? Volevo chiedere, la direttrice è qui in ospedale? Non lo so, vuole che la chiami un Salve. attimo? Salve, si può Ciao, occupare schiavi lei di dello lui? Stato, ciao. Chi è È sto stato qua? coinvolto in una rissa di Siamo cabina appena arrivati di all'ospedale, se vuole vengo cure. Ho capito, subito. sta male il Va signore. bene, mi può sbalettare, scusi. Va benissimo. No, No, segue il dottore. Segue il dottore. venga con me. Scusa, ma Sì, è stato insomma. anche desiderato Non riesco due volte. in nessuna Salve, maniera. buonasera. È Ma mi troppo sbaletti. pesante. No, vada col dottore. Mi cerca. Qua? Eh sì, l'ho Scusi. Perfetto, portato qui appunto per questo, allora se non può vada, far gente, non si smettere. preoccupi. Vada dentro dal mio collega, adesso vediamo dove No, lo tiro fuori, lo tiro fuori. Spero che non mi hai Forse. fatto ammalare pure a me. Non riesco a capire. No. Io più che altro non lo vedo proprio.
Andiamo dentro, salve. Ti metto la sosta. Nicole? Ehi? Ehi, sono qui per aspettare per parlare con la direttrice per il colloquio. Sì, sono un attimo incasinata perché ho preso, cioè, ho tirato su una persona svenuta e non c'è più. Ai ai ai. C'è la direttrice, devo vero? Devo aspettare, sì. Ok. Secondo te, guarda che ho preparato. Fammi vedere. Che bella che sei. Grazie. Secondo te va bene? Oddio. Aspetta. Wow, professionale. Bello? Bello, 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 mi piace. Leggi un po', vedi se... Poi mi spiegherai un attimo come... Come ho fatto? Sì. Va bene, sì. Corro dentro a vedere se hanno bisogno di sì, me. Sì, passami il curriculum, mi raccomando che devo darglielo. Grazie. Vieni. Comunque, il PG si chiama... Emily Moore. Nata il 5-11-1989 ad Atlanta. Salve. Salve sceriffo. Salve sceriffo. Salve. Ma lei è nuovo? Sì. Ah, ecco perché non l'avevo ancora vista. Come si chiama? Lambert. Piacere, sono Axel io. Piacere Martin. Siamo piacere entrambi. Futuri piacere. Prossimi per essere forse degli agenti di polizia. Ah, è buon per voi. Dove è finito? È lì. Che si è mosso. Ah, eccolo. Io non basta. Sì. E niente. Io anche lei. Problemi di vista, non so se la prendo. No, l'ho vista andare nell'angolino, lì a una certa. Vabbè, niente, ah, non ci sta. Interessante. Sì, assolutamente interessante. Quindi che si dice da queste parti? Che si dice? Mo vedo se lo sceriffo sta bene. Eccolo che arriva. Che è successo? Salve. Tutto a posto, Vimo. Oh, salve sceriffo. Salve sceriffo. Questo è lo sceriffo che abbiamo... che ci ha fatto da scorta col pulmino. Ah, sì, è lui, è proprio lui. Però c'è un raffreddore, quindi io sto bello che è a distanza. Sì, che... ciao, insomma. Ora come ora, un raffreddore è la fine. Ma... Beh, scusa, vorresti andare a fare i cosi, le robe della polizia col raffreddore? Io non lo so, eh. Salve, capitano! Salve, buonasera. Buonasera, signore. Come sta, capitano? Tutto a posto? Tutto a posto, lavorando. È successo? Un po' di casino, vedo. Un po' di casino. Scusate. Prego. Anche lei. Si vede, sono un po' incasinato. Nicole! Da un sceriffo! Nicole! Tra sceriffo. Riesce a fare l'analisi del sangue perché non so che gruppo sanguigno sono. Sì, chi c'era prima dei signori? Ah, no, noi siamo venuti solo a fare un giro. D'accordo. Abbiamo visto le pattuglie. Siamo entrati. Ho capito. Vieni. Poi la direttrice è qui in ospedale o. Non ti ha ancora contattato? No, io le ho passate sera alle 9.30, sono arrivata a ritardo perché devo fare tutto. Primario mi riceve? Non so se la radio è accesa.
Lo chiamo. Nicole, sei in ospedale? Sì. C'è qualcun altro nella hall che deve fare il colloquio? Sì, glielo mando su? Sì, grazie. Va bene. E che piano glielo mando? Ha sentito vice capo? No, il quinto piano. Del radio, quinto piano. Quinto piano? Sì. Ok, grazie. Buona fortuna. E agente, allora, sì, c'è un problema, si ricorda che... Salve. 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 Operazione effettuata. Si volta subito in operazione. Ok, è vero, dobbiamo vestirli. Sì, sì. Tutto. Salve. Posso entrare? Sì, sì, prego, prego. Salve, piacere. Emily Moore. Piacere. Piacere, Emily Moore. Piacere. Ha portato un curriculum? Sì, l'ho portato, ecco qua. Ok, lo può dare a me? Purtroppo solo uno perché la stampa non ha funzionato bene, stampante. Non è un problema, una copia basta. Io sto con eccolo un qui. Poliziotto. Grazie. Ah, i documenti? Certo. Signorina Moore. Allora. Mi racconti di lei, da dove viene, quanti anni ha, i suoi titoli di studio e come mai è qui. Allora, vengo da Atlanta, sono nata nel 1989 e ho frequentato l'università ad Atlanta, ecco, e mi sono laureata in medicina. In seguito, dopo la laurea in medicina, sono entrata a far parte, diciamo, sono entrata indipendente dell'ospedale per specializzarmi in chirurgia e finalmente a maggio 2020 sono riuscita a laurearmi in medicina in chirurgia generale. Ho lavorato, diciamo, nell'ospedale di Atlanta per, diciamo, questi anni di specializzazione. E adesso sono andato qui a Los Santos perché sapevo che c'erano dei posti liberi come medico o chirurgo, ecco. Curriculum notevole, devo dire. Ah, grazie. Non ho capito, è un chirurgo lei? Sì. Ah, allora ci divertiamo con le domande. Bene, posso iniziare, direttrice? Prego. Allora, vorrei sapere come si esegue una corretta asportazione e sostituzione di un rene. Pronto? Mi sente? Sì. Cioè, no, cioè, ora sì, però non l'ho sentito se ha detto qualcosa. Pronto? Mi scusi, io ancora sì. Non sono specializzata del tutto, ecco. Ma, ha conseguito la laurea in chirurgia? In medicina. Io sul curriculum leggo 30.000 ore di forse esperienza di chirurgia. Forse perché ho lavorato come specializzazione, ho iniziato, insomma non ne sono ancora specializzata. Certo, ho ricevuto una specializzazione media, però comunque ecco, non sono completamente specializzata. Ok. Sì. Allora, infatti mi hanno detto che l'ultimo periodo di specializzazione devo completarlo in un altro ospedale per poter, diciamo, ecco, concludere il ciclo di specializzazione. Ok, sì. Quindi come esperienze lavorative proprio nell'ambito della chirurgia, cioè nel senso, è mai stata in sala operatoria come chirurgo o come supporto? Come ad un chirurgo? Supporto ad un chirurgo, okay. Non ho mai operato da sola perché non sono stata ancora specializzata completamente, ecco. Ok. Allora un'altra domanda. Quando si effettuano operazioni al cervello,
il paziente come viene messo? Nel viene senso... messo... No, prego, mi dica. Prego, prego. In che stato è il paziente durante l'operazione al cervello? Se, diciamo, se l'intervento necessita un'anestesia totale, viene anestesizzato totalmente, altrimenti viene tenuto anestesizzato, viene fatta un'anestesia locale per poter, diciamo, fare magari dei check, poter effettuare dei controlli durante l'operazione riguardante alla capacità, diciamo, neurologica del paziente. Ottimo. Ho capito. Viene messo, diciamo, a testa in su, seduto, sdraiato, a seconda delle necessità dell'operazione, in modo che sia, diciamo, in modo che la circolazione sanguigna sia non venga compromessa in base alla la posizione. E invece in caso di una frattura generica, ma che sia completa ed esposta, come si procede chirurgicamente? Bisogna controllare, diciamo, se le perdite di sangue, e in caso suturare le varie ferite o perdite da parte di vene o arterie. Bisogna inserire una placca in titanio. Ok, quindi si riposiziona l'osso, perché si riposiziona l'osso per una frattura esposta. Si riposiziona l'osso all'interno della gamba o dell'arto in cui bisogna, diciamo, operare, e si fissa con delle viti. Ok, placca e viti. Esatto, magari. Bene, allora. Ferite d'arma da fuoco invece? Nel caso in cui il proiettile fosse all'interno del corpo, si procede a, diciamo, ad ampliare la ferita in modo da poter, diciamo, da divaricare la ferita in modo da poter avere un ampio campo sul danno causato dal proiettile. Si estrae il proiettile senza, diciamo, creare alcun danno ulteriore, e si, diciamo, poi mi scuso, sono un po' agitata. E poi si... Sia tranquilla, non si suturano le ferite, sempre le solite, presso alle vene e alle arterie, ecco. Ok. Primario, qualche domanda? Certamente. Le faccio un esempio di una situazione che potrebbe accadere in servizio. Un paramedico le porta in ospedale una persona che è in completo soffocamento. Cosa fa? Si procede con, diciamo, con il completo soffocamento, vuol dire che non riesce proprio a respirare. Il soffocamento, no, sta soffocando. Ok, sì. il corpo estraneo si trova, diciamo, dove si trova esattamente? Non lo so. Prego? Non lo so. Non lo sa nessuno, dall'esterno non si vede. Ok, allora per esempio bisogna procedere con, diciamo, la tecnica... Come si chiama? Lo so che lo sa. È facile. Ce l'ha scritto anche nel curriculum. Lo ha segnato nelle capacità, quindi vuol dire che sa farlo. Sì, la tecnica disostruzione, scusi, che mi viene in mente la parola, delle vie aeree, ecco. Esatto. Si dovrebbe cercare la causa e il motivo. Esatto, comunque trovare il corpo estraneo o la causa del motivo esatto, e bisogna poi in caso asportarlo. Se c'è bisogno di un intervento chirurgico per asportarlo, si utilizza un intervento chirurgico, altrimenti si, con la tecnica, dovrebbe, diciamo, essere autoespulso dal paziente. Ok,
conseguentemente le viene portato in ospedale un paziente il quale ha una profonda ferita sull'avambraccio destro, lunga all'incirca 10 centimetri e molto profonda. Cosa fa? Si procede a controllare, ci sono grandi perdite di sangue, in caso bisogna suturare le varie perdite. Si procede a cauterizzare le varie vene in caso esserci lacerazioni e poi si procede con la richiusura della ferita con punti o punti di sutura oppure con punti di sutura, ecco. Ok. L'operazione di cauterizzazione si fa solo ai piccoli vasi o anche vene arterie, quindi vasi più grandi? Più che altro solo quelli piccoli. Esatto, invece se dovesse esserci suturare, un'emorragia, suturare, diciamo, l'arteria, la vena grande. Perfetto. Bene, un'altra domanda. Viene portato in ospedale da un civile, un suo amico che apparentemente dice di essere caduto dalla sua motocicletta. Il paziente ha ancora il casco e la tuta addosso e accusa forti dolori, sta, per capirci, sta gridando dal dolore. Cosa fa? Bisogna, sì, diciamo, sì, prescrivere una dose di morfina per poter tranquillizzare il paziente in caso prova forti dolori. Se il collo non è stato già immobilizzato sul luogo dell'incidente, lo si mobilizza subito per controllare, diciamo, per prevenire danni cerebrali, cioè danni alla colonna vertebrale. Si fanno vari TAC o analisi che necessitano, diciamo, dopo l'incidente per verificare danni causati dall'incidente, ovvero fratture, danni cerebrali o magari emorragie interne e tutti i problemi che ne possono conseguire da un incidente stradale, e si procede poi con le medicazioni o interventi. Capisco. Poi, che altro? Sì. Come si esegue una corretta analisi del sangue? Scusi? Come si esegue una corretta analisi del sangue? Si effettua un prelievo del sangue dal paziente, diciamo, che vuole effettuare l'analisi. Lo si porta al laboratorio, si attende, diciamo, l'esito del laboratorio. E non appena il laboratorio ha analizzato il sangue, se anche se ha problemi, se magari dovesse avere anche qualche problema o altre cose, comunque ti analizza il sangue e ti fornisce i dati, diciamo, riguardanti al gruppo sanguigno. Possiamo scendere nei dettagli del prelievo? Il prelievo vuol dire operazioni, diciamo, in cui inserimento del lago? Sì. Okay. Sì. Proprio sì, passo passo. Ok, allora sì. Si disinfetta l'area in cui bisogna prelevare il sangue, solitamente il braccio, diciamo, che è la parte un po' più comoda dove le vene, diciamo, sono un po' più esposte. Si procede con la, diciamo, con prendere una siringa e ago per infilarlo nella vena del braccio destro o sinistro, a seconda della preferenza del paziente. Si preleva il sangue. Una volta prelevato la dose di sangue necessaria, si disinfetta l'area della ferita, del buco della siringa, si applica un cerotto o un bendaggio a seconda delle perdite di sangue o meno e si porta ad analizzare il sangue. Ecco. E se il sangue fosse infetto? Cioè, in tal caso il sangue fosse infetto, si chiede, diciamo, si controlla, diciamo, da cosa è infetto, ecco, e si prescrive al paziente le cure mediche necessarie. Bene. Primario, io direi che
che può bastare. O hai ancora qualche domanda? Va bene così. Ok. E dunque, ho spento la radio. C'è qualcun altro al quarto piano che deve fare il colloquio? La hall non vedo nessuno per il colloquio, direttrice. Ok, allora... discutiamo adesso io al primario, può raggiungere gli altri lì, okay, e perfetto. Vi raggiungiamo. A posto, grazie di tutto. E riguardo con l'idino, tiene lei o... sì. Ok, teniamo perfetto. Sì, sì. A posto, arrivederci ora dopo. A tra poco. Posso avere il curriculum sì. Della... Salve. 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 Devi per i colloqui ai medici? Ma anche lei? Io l'ho già fatti sì, tutti. Bene. Ma anche lei? Sì, anche io. Com'è andata? Non lo so, vedremo. Ah, sono No, vi hanno domandato qualcosa di simpatico? Prego? Gli hanno domandato qualcosa di simpatico, tipo qualche trauma, qualche come curare, non so, qualche malattia, qualche morbo particolare. Mi hanno chiesto come prelevare sangue, come curare, diciamo, un paziente, come curare un paziente con una ferita in braccio, all'avambraccio, come salvare un paziente in stato di soffocamento. Come curare una frattura esposta di una gamba a un arto. Lo cenno quindi. Salve. 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 Ma tutto bene che aveva urgenza con la direttrice? Chi sta parlando? Ma credo con lei. Era per il colloquio, era. Era di fretta che ero l'ultima, quindi... Anche lei qui per il colloquio? Sì. Ha fatto bene a fare una volata. Perché sennò poi dopo magari se arrivo in ritardo faccio più in tempo. Ha fatto bene. Ha fatto benissimo. Comunque, volevo presentarmi, se sono Cafone. Io sono... Signorina? Sì? Sono DJ, Scazzamaurillo, piacere. Piacere. Emily Moore. Molto piacere. Piacere, piacere. È molto piacere. Piacere. Tony la piattola. Molto piacere. Emily Moore. Molto piacere. Bel nome. Visto che siamo alle presentazioni, molto piacere, sono signor Gregory Orso. Piacere, piacere. Ma io sono Phil Barrett. Prego? Phil Barrett, molto okay. Piacere. Piacere, piacere. Sono signor Michael David Rosenbauer. Piacere. Signori, qualcuno ha qualcosa da mangiare e da bere? Per io, guardi, giusto per chiederle se potevo andare in auto a prendere. Io da bere, se vuole. La cosa. Io ho qualcosa da mangiare. Chi? Prego. Ah, grazie. Ah, che mi vuole? A posto. Perfetto. Un appetito. Bravi, voi due, il ragazzo e lui, per questa gentilezza, assuti. No, attendete. Bastava così poco. Fosse stato bello. Così semplice. Sarebbe stato troppo semplice. Il bello è che io ho dato da bere, ma neanche... Bello. Interpellata. Neanche che danno da bere, lei mi dispiace. Ah, forse aveva fame. Ah, più fame che siete. Probabile. Sì. O forse credo che si sia confuso, magari. Scegliamo un po' questo silenzio, signorina, lei di dov'è? Io? Sì. Sono di Atlanta. Ormai si è trasferita qui a Los Santos. Perché dove stavo concludendo i miei studi di specializzazione, diciamo, mi hanno detto che dovevo frequentare l'ultimo periodo di specializzazione in un altro ospedale, ecco, mi hanno consigliato, mi hanno imposto, ecco, come fanno con tutti gli studenti
dopo che hanno frequentato, dopo che hanno frequentato un ospedale in una città dove hanno iniziato dopo la, per la specializzazione, per terminarla, dovevano terminarla per forza in un'altra, un'altra diciamo, struttura. Bene, bene. E cosa si vuole specializzare? Chirurgia generale. Bello. Interessante. Solo la nostra università praticamente non fa praticantato, fatemi capire. No, non ho capito. Cioè io il praticantato è stato in laboratorio con altri 5 dottori e un'altra sessantina di colleghi che hanno assistito a varie operazioni e tutto fatto all'università. Davvero, guarda, una cosa sconcertante. Io diciamo ho frequentato l'università e ho effettuato qualche diciamo sì, anche io qualche prova pratica, qualche pratica, ecco, qualche intervento pratico diciamo sul campo. Chirurgico, medico in generale, laboratorio, pronto soccorso. È molto meglio di noi. Poi dopo finita la laurea in medicina ho trovato lavoro come per specializzarmi in un ospedale e lì ho lavorato come medico. Dopo la laurea ho lavorato come medico e poi devo specializzarmi in chirurgia generale. Beh, le faccio allora i miei complimenti, dottore. Futura dottoressa, anzi dottoressa, se si è laureata, dottoressa. Esatto, no, adesso siamo qui a girare dottori, non dottori. Alla fine, se avete la laurea, siete dottori. Esatto, è vero, anche qualsiasi laurea prevede essere dottori, ecco. Esatto, è dottorato. Infatti. Esatto. Voi avete qualche laurea? Io sì, sono laureato. Anche io in medicina. In anch'io. Diagnostica. Specializzazione in diagnostica per immagine e malattie infettive. Ecco. Ah, però. L'amore per l'ignoto è qualcosa di eccezionale. Non le nascondo che un'altra cosa che mi piacerebbe è lavorare, per esempio, anche per il governo o qualcosa del genere. Beh, più o meno lo fa. Esatto. Ovviamente, sì. Ovviamente. È comunque una struttura statale. No, qui è privata. No, in teoria saremmo privati. L'ospedale, sì, è una struttura privata in America. Ma, sa, riuscire a fare un po' di carriera per poi arrivare all'OMS non sarebbe male. Beh, sicuramente è un bel obiettivo. Assolutamente. Non sono preposto. Bene. Sinistra. Già se sei preposto ad arrivarci, è già un passo in avanti. No, questa è la terapia. Non si preoccupi, ma tutto bene. Un po' di tosse. Preso freddo magari sti giorni o la discesa dell'aereo, jet lag? Ma no, nemmeno qualche non ho fatto su un volo. Di cazzo, sono in aeroporto che sono a prendere un mio cugino carissimo. Io sono atterrata oggi, voi quando siete atterrati? Stamattina. Ieri. No, io sono nato e cresciuto. Io stamattina. Io oggi, stasera, ecco, verso le 6. C'hanno quelle brochure così carine in aeroporto, ne ho preso tutta la mappa bella sistemata. L'ho preso anche io quella. Tutti i vari punti di informazione. Interessante proprio. Sì. Però da quando ho la macchina la sto usando poco, perché c'è il navigatore lì dentro, una figata. Capisco. Speriamo comunque entro alle 23 ci dicano i risultati. No, non penso stiamo decidendo ora. È probabile. Speriamo. Cosa bella. Ma speriamo tutti quanti, almeno saremo già una buona equip. Eh beh sì. Speriamo. Speriamo. Per quanto riguarda invece fuori servizio, cosa vi piace fare? Sport? Andare in giro, qualche camminata? No, indifferente. In questo momento è studiare. Studiare, eh? Indifferente. È anche quello. Si è adatta un po' a tutto? Sì. Ah, bene. Anche io, cioè, diciamo, ovviamente aumentare il mio QI per cercare ovviamente di ampliare la mia conoscenza in medicina. E poi a sinistra. È ottimo. Però anche la salute del corpo penso sia importante, quindi un po' di attività fisica l'andrò a fare anche. Esatto, anche secondo me. Un pochino di attività fisica e poi la natura. Esattamente. E comunque respirare un po' d'aria fresca. Esatto, dobbiamo curare prima noi stessi e curare gli altri, siete d'accordo? Ottimo.
quindi questo con l'altro. Se non vi dovessero prendere, se non vi dovessero prendere, cosa, che opzione avreste? Non sopravvivere, so, in qualche modo. Ci penserà per il momento. No, non so, lo scopriremo bene. Allora, non faccio, signori, progetti troppo futuri. Bravi tutti, mi serve parlare con la signorina. Mi seguo. Sì. Perfetto. Signorina unica presa. Aiuto. No, non penso. Allora, vorremmo chiarire e capire bene quello che è segnato sul curriculum. Forse c'è qualche errore, perché diciamo... Forse c'è qualche errore. Ok, e saprebbe evidenziarcelo? E dovrei un attimo prendere un attimo la copia per poterla leggere. Ok, diciamo, okay, passare. Forse se ho sentito che è stata specializzata, forse non sono stata completamente specializzata. Io ho ricevuto un trasferimento, l'obbligo di trasferimento, per poter concludere il mio ciclo di specializzazione, ecco. Ok. Mi faccio notare gli errori. Sì. Prendo pure in mano, io guardo. Perché l'ho stampato di fretta, perché oggi pomeriggio non ce l'avevo, quindi ho dovuto fare molto... Dato che ho lasciato tutto il mio vecchio curriculum, l'ho lasciato a casa, dove ero, ecco. Sì. Oh, l'errore è che, come ho detto, le ore sono troppe, ecco, forse ho aggiunto qualche zero in più, invece che 30.000, saprebbe... forse 3.000. Ok. Sì, esatto, 3.000 ore di esperienza di chirurgia, perché non ho frequentato, cioè non ho concluso gli studi, e poi... Il numero delle ore adesso ha corretto a 3.000, cioè sarebbe da correggere 3.000, esatto, sì. È sicura però di questo? Cioè non sono molto le... Cioè, dovrebbe... Ma io un attimo, perché 30.000 ho scritto, no? Sono sì. Nettamente di meno, ecco, perché non è possibile ora che faccio il conteggio degli anni. È un po' sì. Cioè, ho frequentato per qualche anno, due anni esatto, la specializzazione, ecco, devo concluderla, quindi... Sì. Penso siano intorno alle quasi 5.000 ore, ecco, penso, in chirurgia, ecco. Ok, forse... tutte svolte durante la specializzazione, quindi esatto. non dopo, perché non è ancora terminata. Non sono terminata. Ancora specializzata, esatto, per questo forse, okay. Infatti l'errore, c'è scritta qua specializzazione in chirurgia generale sotto, c'è scritto, no? In realtà non è conclusa, ma sì, a giugno quello... diciamo sono stata obbligata al trasferimento in un altro. Ok, quello non è un problema, il fatto che non ha terminato la specializzazione. Il problema le ore erano appunto troppo le ore. No, le ore erano troppo elevate, no, ho sbagliato sì, un po'. Non alzi la voce. Scusi, la voce. Non è che non mi rendo conto, diciamo che è qua un po' un problema mio. No, comunque stavo dicendo che no, sono troppo elevate, ha nettamente ragione, ecco. Sì. Va bene. Può tornare e vi lascio sì. Ecco lei. Ok, perfetto. Grazie alla direttrice. Facciamo, signorina, che succede? No, perché c'è qualche errore nel mio curriculum. Bene, ci avevamo azzeccato, signore. Perfetto. C'è un piccolo errore nel mio curriculum, diciamo, di un numero, diciamo, più che altro. Si preoccupi. Cioè, ho dovuto farlo di fretta e ho messo qualche zero in più, diciamo, nelle ore di lavoro. Ma giustamente, è arrivata 4 ore fa, voglio dire. Se non l'ha scritto sull'aereo. No, infatti, quindi, se vuole la verità, l'ho fatto tipo mezz'ora prima di venire qui, ecco, dato che ho avuto gravi problemi, diciamo, poi per la scuola stampa, ho avuto grandi problemi con la stampante, infatti, okay. Invece di stamparle più copie, ne ho stampata una sola. Non si preoccupi, è capitato anche a noi avere qualche problema con la stampa. Madonna. Eh beh, siamo anche non ha aspettato neanche tanto così alla mia laurea.
Vabbè, ma la laurea sapevano già di avergliela data. Quello fatto. Sì. Qui devono ancora scegliere. Sì, ma la scelta del voto. Cioè. Ah. Si vedrà, si vedrà. Chi vivrà, vedrà. Esatto. Beh, perché chi vuole si cazzo, cioè. Beh, però in realtà non è vero. Non del tutto. Dipende dai ciechi. Se è una persona cieca non vedo. Esatto. Sì, me l'hanno già fatta questa battuta. Infatti, quell'ultimo che l'ha fatto non si sa che fine ha fatto. È rimasto cieco. Dai, signori, un po' di allegria, dai. Non siate tutti pensierosi, forza. Diciamo che per paura che ne sia presa io un po'. No, nessuna va. Allora, lei ha fatto un praticantato, penso che la prenderà. Vediamo. Ok, signori, grazie per l'attesa. Dubito. Potete venire tutti con me. Seguitemi. Sì. Prima le signore. Prego. Io mi incaglio sempre questo. Prego, prego. Questo angolo. Prego, signora. Grazie. Permesso. Allora, signori, siamo in 7, bene. Abbiamo valutato i vostri curriculum, abbiamo discusso e nulla, siamo giunti alla conclusione che verrà data a tutti l'opportunità di far vedere, di farci vedere, insomma, quello che avete appreso durante tutti i vostri anni di studio. E verrete assunti tutti con contratto di prova di una settimana, di 7 giorni effettivi lavorativi. Al termine di questi, poi si valuterà se proseguire con un contratto a tempo indeterminato o meno, in base sia a voi, come vi sarete trovati, che a noi, come ci sarete parsi. Ecco. Qualcuno non è disponibile a cominciare da subito? Guardi, no. Io domani mattina subito. Avrei un impegno, però adesso no. Cioè, neanche domani. Sì, subito, nel senso firmiamo adesso tutto, divise, insomma si può fare tutto già adesso. Ah, tutto l'iter di assunzione. Per me non ci sono problemi. Possiamo andare, salutami. Prima di tutto iniziate a mandare un messaggio al comune chiedendo di attivare il vostro badge da specializzando, specificando il seguente ruolo: EMS spazio trattino spazio specializzando con la S maiuscola. Una volta che vi hanno attivati a tutti i badge, procediamo. Allora, poi mi servirà la mail i nomi, perdonatemi ma sarà un po' lunga impararli, il ragazzo qui col cellulare in mano, mi servirà la sua mail per poter dare l'accesso al database, perché alcuni già me l'hanno segnata sul curriculum. E anche la mia forse. Ok, sì, datemi le vostre mail. Se mi dà un contatto glielo giro subito. Ok, allora facciamo una cosa, visto che ci siamo, segnatevi tutti il mio numero. Lei come si chiama? Miranda Morrison 473 1768. Ripeto, 473 1768. Perfetto. Ok, e allora scendiamo giù. Sistemiamo le dise. Guardate ogni tanto se il comune vi ha mandato il badge. Sì, sì, già ha ricevuto il badge. Tutti. Ok. No, io non so cosa devo fare. Un attimo. Mi dà il suo codice fiscale, faccio io. 1556.
può fare anche a me come 85 codice fiscale. Okay. Ho fatto anche il suo, vediamo. Grazie mille, veramente gentilissimo. Ma comunque, per chi non abbia capito, sono il primario Christian Anderson. Spero che ognuno di voi dimostri le proprie potenzialità. Speriamo. Speriamo. Avete ricevuto il badge anche i due ragazzi che mi hanno chiesto? A me non ancora. Il mio codice fiscale, se posso dire, è 172. Io penso di sì. Va bene. Iniziamo con le divise, poi vi proponiamo. Sai ancora no. Ok, va bene. Scendiamo giù. Vabbè. Cerchiamo di fare una cosa ordinata, signori, se no non ci capiamo niente. Prego, prego. Signore, fatta un sattimo. Dice a me. Chi? Sì, lei, signor Piatto. Meglio. Bellissimo. Grazie. È tanto atletico lei. Ok, lo scuro. Ah, direttrice. Beh, alla fine è andata bene a tutti. Meno male. Ragazza. Dopo che ha finito faccio cambiare. Entrare tutti quanti. Senso. Ah, è beige, è quello qui. Dove sono andati? Ah, non sei arrivato anche a me. Ragazzi. No, sì, esatto. Che cosa meravigliosa. Oh, signorina, mi ricordi il suo nome? Mor. Ok, Mor. Allora, venga prima Emily. Lei con me. Bene, adesso aspettiamo che... Signori... Ok, allora. Ti dico i numeri dei cassetti. Sì, grazie. Allora, pantalone cassetto 133, verde. Scarpe 39. Guanti 115. Bianchi. Giacca 385 verde. Cinturone 29. E lo stetoscopio nel cassetto del accessori 1, 11. Ok, fatto. Ok. Allora, il badge già te l'hanno dato, giusto? Sì, sì. Ok, puoi prendere la radio dall'armadietto. Ok. Bene, ragazzi. Frequenza 205. Ok. Madonna. Direttrice, avete assunto una squadra di rugby? Sì. Sette persone. Ok. Però... Poi ci sono due. Ma siamo come siamo presi organico? Siamo full adesso? O no? Siamo illimitati, quindi. Ah, ok. Sì, non sì. Non lo sapevo. Emily, ben arrivata. Grazie, Nicole. Benvenuta. Già vi conoscete? Sì. Sì. Stesso corso all'università. Ah, esatto. Davvero? Sì, sì, sì. Solo specializzazione diversa. Esatto. Ok, bello così. Non conosco un cazzo. Fortunata te che hai già finito la specializzazione, devo ancora terminarla qui. Conosco nessuno, vabbè. Ho appena, appena scoperto anche il, un'altra cosa che non sapevo. Quello che io sono la sorella di... Ah, non sapevi. No, io... Beh, allora, quindi è lui? Che io sono l'ultima ruota del carro, ve lo sempre a sapere in ritardo tutto. E niente. Ma mi quindi è lui, uno, mi fa... No, il primario non è lui.
No, cioè inserire, no, lui inserire, cioè tuo fratello? No, il fratello, suo sì, fratello primario, è il primario, è, cioè è lui, quindi non me lo ricordavo così. Sì, ma non sono io. Non lo so, infatti è il primario, il primario, il primario. L'altro, quello che è dentro ora. Ah, sì. Non me lo ricordavo, ecco. Allora adesso prendere in concessionario avremo bisogno di 2-3 auto per portarli tutti. Sì. Quindi uno di voi due, ragazzi, o Nicolo. Non c'è problema. Partiamo. Visto magari io che l'auto sono già qui fuori. Che okay. Conoscono, magari fanno loro due. Ok. Aspettiamo che si cambiano tutti i ragazzi. Cambi di colore i guanti, lei. Perfetto. Poi purtroppo oggi il paziente ha dovuto trasferirlo in terapia intensiva. Era troppo grave. Sì, non ce l'ho fatta. E ho dovuto trasportarlo d'urgenza, se no non lo salvavo. Vabbè. Poi è andata tutto bene, sì. Sì, 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 sì. Ma sì, relativamente bene, perché sono venuti a pizzicarlo gli agenti. Ah, ecco. Sì, io sono andata sul posto. Ma prima, mentre eravamo su, sono arrivati. È arrivato un agente e ho visto, hanno ammanettato un ragazzo. Proprio cioè quello, proprio ah quello. Quello era responsabile di una, non so adesso i dettagli, una scazzottata su al tequila. Ah, c'è ecco un altro arrestato ancora che ho fatto sempre io, invece ha tentato anche di scappare mentre facevo la risonanza. E come e mai? Mentre facevate su i colloqui è successo di tutto qui. Io poverino, mi dispiace. L'ha pure teserato la gente. Pure. Ha detto che aveva male alle costole, però ha corso come una lepre. Ma ce la siamo cavata, non si preoccupi, direttrice. Meno male. Una cosa, direttrice, quando trasferiamo qualcuno in terapia intensiva, quello non paga niente o comunque paga lo stesso? Di solito no, perché comunque poi se ne occupano i paramedici o gli infermieri, quindi sì. Perfetto, se però fatto bene. Sì, se però poi dopo il trasferimento, non so, gli fai un attacco, gli fai insomma un qualcosa e poi sì, glielo fai pagare. Però se se ne occupano di tutto i paramedici o gli infermieri, allora no. Ovviamente più cose faccio allo stesso paziente, si sommano tutti i pagamenti, giusto? O si fa quello più alto? Sì, sì, si sommerebbero, però poi valuta tu. Io ecco, per i prezzi, le fatture, cioè sono indicativi perché nel senso a me non entra nulla in tasca di quello che fate voi, cioè nel senso se viene vostra sorella che si è fatta male e voi volete fargli lo sconto, cioè non è perdita vostra tra virgolette, ecco. No, io non faccio sconti, quindi ecco, poi se cominciamo con gli sconti c'è il listino prezzi è quello niente. Però io non impongo nulla, ecco, perché si tratta del vostro guadagno, a me non entra nulla in tasca. Sì, 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 certo. Primario, dicevo, adesso dobbiamo andare con 3 veicoli al... No, no, adesso se possibile vorrei fare un discorso a tutti gli specializzanti, già che siamo qua. Vabbè, sì, sì, ti dico però dopo per sì, andare a vabbè. Sarà sì l'invasione. O se no affittiamo un autobus, sì. Avete fatto, ragazzi, andiamo. C'era sono proprio belli contenta. Adesso voglio vederli uscire tutti. Guarda che belli. Allora, per cortesia, tutti gli specializzanti. Bellissimi. Qua. Adesso vi devo fare una foto tutti qua. Bellissimi. Bene. Scusate, direttrice. Allora, signori, un paio di informazioni per avere il tutto chiaro. Noi medici abbiamo a disposizione un solo canale radio. Perciò la radio, sappiate che ci tengo molto e potrei arrabbiarmi molto velocemente per l'utilizzo improprio. Perciò ve lo spiego la prima volta, almeno che non avremo cose da ridirci in futuro. La frequenza della radio è la 205, ok? Ed è l'unica a nostra disposizione. Quando entrate in servizio, la prima cosa che dovete fare è entrare in frequenza e dire le seguenti parole. Qui il vostro grado, quindi specializzando il vostro cognome, entra in servizio, ok? Niente altro di strano, queste seguenti parole. Quando invece uscirete di servizio, stessa cosa. Qui, grado,
quindi specializzando, cognome, esce dal servizio. Per uscire dal servizio ci sono un paio di cose da dire. Se andate a dormire, andate a nanna, andate a riposarvi, andate, ok? Andate e basta, lo dite e ve ne andate. Se avete necessità di uscire dal servizio per andare in giro per la città, dovete comunicarlo a me o alla direttrice, ok? Avete capito? Certamente. Ricevuto. Capito. Per il resto, ora vi spiegheremo tutto. Per l'utilizzo dei veicoli, adesso li andiamo a prendere. Voi avrete come principale veicolo l'ambulanza. Per il SUV medico, diciamo che lo utilizziamo in casi in cui l'ambulanza non riesca ad arrivare in zone, perché magari è troppo pericoloso, le strade sono strette. Comunque, il vostro veicolo principale è l'ambulanza. Per quanto riguarda i prezzi, una volta che sarete tutti nel database, vedrete i prezzi. Vi consiglio di o studiarli o scriverveli in blocco note. Noi riceviamo pagamenti solo esclusivamente tramite fatture, quindi i contanti non li accettiamo. Quindi ricordatevi ciò, anche perché va a discapito vostro, io ve lo dico. Per quanto riguarda eventuali sconti da applicare ai pazienti, evitiamo, nel senso che non voglio che si crei quella sorta di situazione nella quale un paziente arriva e chiede di uno specifico medico o specializzando perché sa che pagherà meno. Non mi piace assolutamente. Quindi atteniamoci ai prezzi che abbiamo stabilito io la direttrice. Poi, se qualcuno di voi avesse interesse a diventare elicotterista, me lo faccia sapere, perché farete i test di volo con me. Quindi me lo fate sapere più avanti. Una volta che abbiamo finito tutto, me lo fate sapere. E mi raccomando, se avete domande, fatele nel vostro periodo di specializzazione qui, perché dopo... Saranno cavoli amari nostri. Non mi sa che sia... Primario? Si è rotta. Comunque poi quando avrete l'accesso al database potrete anche leggere il regolamento. Sì, esatto, scusate. Sì, dicevo... Finché avete questa divisa e siete specializzandi, le domande le accettiamo volentieri, le spiegazioni le diamo volentieri. Una volta che verrete promossi, spero per voi, le domande spero non debbano arrivare. Quindi toglietevi ogni tipo di dubbio ora, in questo periodo di tirocinio, ok? Perfetto. Chiaro. Avete noi due perfetto. Come punti di riferimento e... Avete notato ci sono altri due specializzanti che già erano qui. Loro sì, sono qui solo da un giorno, però più o meno qualcosina già lo hanno capito, quindi potete chiedere anche a loro. Prendeteli come anziani, senza offesa assolutamente. Nessuna offesa. Ecco, però essendo qui già da un giorno, sanno già più o meno come muoversi, ecco. D'accordo. Perfetto. Ottimo. Primario? Sì. Magari lei l'avrebbe detto, dobbiamo spingere con le donazioni perché ho visto che le sacche stanno cominciando a scarseggiare, adesso siamo in tanti. No, le sacche in questo momento non ne abbiamo perché non ce ne sono abbastanza per tutti da portarci dietro, questo è chiaro. Quindi quando qualcuno viene a fare un'analisi, cercate di spingere sulla donazione, specificate che non abbiamo sangue, perché la verità è non abbiamo sangue e senza sangue non li riusciamo a salvare. Quindi più donazioni riusciamo a prendere, meglio è. Mi raccomando, state attenti all'utilizzo dei medicinali. Io ve lo dico qui per la prima ed ultima volta: i medicinali si danno a chi ne ha bisogno, fine. Quindi
quando avete la provetta con il virus, una volta che li avete analizzata, allora date il farmaco, ma prima di avere la certezza che il soggetto sia malato, no. Ok. Sì. Diciamo che i medicinali fuori dall'ospedale non devono uscire, perché se il paziente è ammalato, quindi ne ha bisogno, lo prende qui, quindi non c'è motivo che escano i farmaci dall'ospedale. Vengono venduti solo sotto prescrizione medica, quindi dopo aver svolto l'analisi. Purtroppo girano già voci, già vi metto in guardia, di appunto fuoriuscite di farmaci. Proprio come cominciare col piede giusto, per cui adesso verranno avvisate le autorità e chiunque poi venga trovato in possesso fuori dall'ospedale di farmaci ovviamente sarà sanzionato, perché è così che funziona. E ovviamente se verrà fuori il medico responsabile, idem, perché si tratta di furto. Esatto. In più, quando ricevete un permesso di andare fuori servizio per fare gli affari vostri, in pratica, ricordatevi di depositare il cartellino. Lo potete fare nello spogliatoio, c'è una zona apposita dove depositate il cartellino. Quindi, quando uscite da qui senza cartellino, siete dei civili. Civili con competenze mediche, chiaramente, quindi. Non dimentichiamo che fate parte di un'equipe medica, quindi in caso fuori servizio vi capiti di trovare un ferito, ovviamente siete tenuti ad intervenire con quelle manovre di primo soccorso finché non arriva poi una vera e propria ambulanza. Ok? Ricevuto. Okay, sì. Perfetto. Ok. Direttrice, c'è altro? Possiamo andare. Va bene, adesso andiamo al concessionario e senza fare troppo caos, ordinatamente prendete tutti i veicoli che avete a disposizione nel listino e poi dopo che abbiamo fatto questo vi porteremo a prenderli, così da depositarli nel garage che c'è qua sotto all'ospedale. Io, se volete, ho la macchina da quattro posti. No, ce le abbiamo le auto, possiamo. Sì. Ci spostiamo, sì, con le nostre. Per quanto riguarda la radio, se posso chiedere. Sì. Allora, ci viene fornita se... o va, cioè, recuperata? Sì, ce ne sono ancora? Perché me ne hanno date 10, mi sa che sono. Mi sa ce che ne non sono c'è. Solo 4. Ma come 4? 4. Qualcuno se ne vede. Vabbè, arrivo, ci penso io. Vabbè, ricomincio a dare le prime 4. Come? Vi passo le prime 4, spero. Va bene. Per quanto riguarda la mail, invece, gliela mandiamo per messaggio? Sì. Aspettate un attimo. Allora, prima che andiamo bene, là, nuova esperienza medica. Cose, ragazzi, aspettate. Sì. Allora, i veicoli che adesso andremo a vedere sono i seguenti. Allora, c'è la GMC Ambulance, che sarebbe quella base di cui vi parlava poc'anzi il primario, che è quella che useremo primariamente, come vi ha detto lui. Poi c'è il Ford Explorer EMS, che dovete sicuramente prendere, e quello là, come ha detto, lo utilizzeremo solo in caso in cui dobbiamo andare in zone sterrate o in cui l'ambulanza non può arrivare. Grazie. Per quanto riguarda gli altri veicoli, abbiamo il D-Class Lifeguard Granger, che in questo momento non ci servirà, se lo volete prendere, ma non ci servirà in questo momento. Frogger EMS, che sarebbe l'elicottero classico, quindi qualora qualcuno di voi sia intenzionato a prendere il brevetto di volo e poi fare la prova con il primario, lo può prendere. A chi non interessa, grazie, sappiate che il Frogger è l'elicottero. Il Sea Sparrow sarebbe l'elicottero, quello là, che può atterrare sull'acqua, quindi stesso discorso, se non siete interessati a prendere più avanti un brevetto di volo, lasciatelo stare. Nagasaki Dinghy sarebbe una sorta di gommone, quindi con più posti, qualora doveste intervenire in acqua. Naturalmente lo dovete utilizzare solo previa autorizzazione. Per quanto riguarda lo Speedophile Sea Shark Lifeguard, è semplicemente una moto d'acqua.
anche lì sempre previa autorizzazione. Avete capito tutti? Perfetto. Già ricevuta. Sì. Già ricevuta. Spero di ricordarmi il nome. Perfetto, qualsiasi cosa io sarò là con voi. Grazie. A chi ne date due? Ok, chi non ha ancora la radio? Ce l'avete tutti? Qual è il canale? 205. Manca la radio, però mi sembra un po' meglio. Radio check. Check. Com'è che si chiama lei? Io sono Phil Barrett. Cos'è che bisogna fare una volta che si entra in servizio? Qual è la comunicazione giusta da fare? Una volta che si entra in servizio abbiamo la radio, canale 205, diciamo qui, il nostro ruolo specializzando, il lo faccio. Cognome. Lo faccio. Qui lo specializzando Phil Barrett, o semplicemente il cognome Barrett, entra in servizio. Me la faccio lei la comunicazione? Io? Sì. Qui lo specializzando Gray in servizio. Bravissimo. Wow. A posto, direttrice, la radio sono a posto, possiamo anche andare. Ok, andiamo. Oh, Axel, ti hanno preso in polizia? No, è ancora, diciamo, era un bando conoscitivo alla fine. Sì. Ok. Se avete bisogno... Ma io dovrei depositare il mio veicolo. Devi contare i colli, ok. Sì, vieni pure. Ambulanza? No, prendiamo questo solo per trasportare. Adesso non dobbiamo trasportare morti o svenuti o quant'altro. Vediamo se abbiamo ancora due posti liberi. Qui abbiamo due posti liberi, chi viene qua? Prego, Nicole. Seguitemi. Dov'è la mia automedica? Due posti liberi. Ma è la mia questa? Io vengo subito. No. No, questa è la mia primaria. Sangue anch'io. Sangue. Ottima scelta, Tony. Guarda quanti siamo. Eh sì. Un esercito, potremmo conquistare il mondo. Sai, è tipo il mignolo col prof, l'avete mai visto? Sì. No, perfetto, mignolo anni col prof. Madonna mia. Il problema è che uno è un gran genio e l'altro è l'idiota, ma dobbiamo capire un attimo chi è chi e chi è chi. Signori, mi raccomando, quando girate per la città senza i lampeggianti o comunque senza un codice d'emergenza con le sirene, cercate di stare dentro i limiti, non fate troppi gli spavaldi. Siamo soggetti ugualmente a multe se non siamo in emergenza, io ve lo dico. Perfetto, certo. Grazie. Non so se il concessionario ci sta. Non serve, c'è un catalogo che possiamo controllare. No, lo so, dovrei vedere la patente. Alle patenti. Saremo qui in 47. Ci viene l'infarto, sono al signor concessionario. Aspettiamo gli altri. Sì, aspettiamo, aspettate un attimo. L'esercito dei medici. Anche perché poi ci vedono in verde tutti quanti, possono passare realmente. Diciamo che io esordierei con una... questa è una rapina. Lei che dice, Tony? Con lo stetoscopio siamo molto credibili. È la nostra arma. Oggetto contundente, potremmo dire. Specializzando Williams, vado un attimo fuori servizio. Dove sono finiti tutti? Alla, credo alla centrale. Eccoli.
perfetto. Invasione di medici. Medici all'attacco. Bene, signori, forza. Prego. Prima le donne. Andate, andate. Permessa. Quanti siamo? Salve. Non è così lungo. Salve. 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 Sera. Qualcuno, direttrice, può venire. Se qualcuno un ha qualche domanda per i veicoli, sono qui per ricordarveli. Riguardo, direttrice, colore. No, riguardo, riguardo le ruote, le lasciamo uguali. Così. Non toccate nulla. Quindi colore principale 1-1. Non toccate nulla, prendete soltanto, lasciate tutto di default. Aspetta, gli altri lo prendono, così non facciamo un pochino di assemblare. No, lui è andato a provare. Allora ragazzi, ricordatevi che quando siete nel catalogo avete la possibilità di testare come c'è scritto sul catalogo, oppure girare la pagina a destra e comprare direttamente. Attenzione. Mi sa che non sono attualizzato io a comprare. E se non ha il badge, no. Controlli un attimino se ha il badge. No, mi salti in noi, certo. Ne dovrei aver fatto. Ho fatto. Scusate se vi interrompo. Sì. Io volevo venire a portare il mio curriculum presso il vostro ospedale. Credo lavoriate presso il... Medici? Sì, allora, sono un'infermiera in realtà. Là in fondo, guardi là in fondo, c'è il primario e la direttrice sanitaria, sono quelli vestiti di nero. Ok, ok, vado a domandare allora, grazie. Prego. Mille. Oh, scusi. Non avrei pensieri qualche secondo io. No, non si può, sì. Arrivo, scusa ragazzi. Come posso fare? Devo chiedere alla direttrice? Dottoressa? Mi sente? Sì. Allora, se non ha ancora ricevuto il badge, deve sì. contattare il comune e chiedergli sì. di, che gli venga consegnato il badge, chiedendo EMS spazio trattino. Sì. Sì. Specializzando. Mi dovrebbe... mi hanno risposto come sulla mail. L'altro mezzo oltre all'ambulanza? Allora, il Ford Explorer oltre all'ambulanza. Esatto, il GMC e poi il Ford. Esatto, dopodiché come le ho spiegato, chi è interessato più avanti a prendere il brevetto di volo e quindi già, eventualmente utilizzare, può prendere il Sea Sparrow. Ci ho provato a prendere il drago. Ok, Frogger e Sea Sparrow per chi vuole anche il brevetto di volo. Per quanto riguarda invece per acqua, per via mare abbiamo il Nagasaki che è il gommone e il Spitfire che è la moto d'acqua. Va bene. Quello che proprio non ci interessa in questo momento è il The Class Lifeguard Granger, che sarebbe una sorta di veicolo giallo che noi non utilizzeremo mai. Come mai? Per il momento non è un veicolo adatto alle nostre esigenze. Salto un attimo. Prego. Una AC Classic, AC dovrebbe classic. Essere sulle compatte, oh, come sì, categoria. Sì, la conosco. Ah, ne avevo una quando avevo solo 40 anni. Chi ha finito, signori, se vi potete allontanare così che possono posso. Lavorare i signori del concessionario. Non si preoccupi, c'è tanto spazio. Grazie, arrivederci. Fatto. Mamma mia, tutti? Manco a prenderla così. No, quasi in realtà. Signore, non ha finito.
Michele che fa battute pesanti con la direttrice. Sai che faccio? Battute pesanti con la direttrice. Ma che pesanti? Che battuta pesante? Ma che ha dato una battuta, non ha detto pesante. Non mettiamomi in parola. Chi è che mi mette parole in bocca che non ho detto? Chi è? No. Una persona in verde. Bravo. Mi piace. Bravo. Allora, signori. Mannaggia. Pronto, prima di adesso. No, oh, direttrice carissima. Buonasera. Ma chi c'è? La gang di... Sì, il team dei medici si è... No. Si è ampliato, abbiamo assunto 7 ragazzi nuovi stasera. Ah, no, sono contento. Sì. Sono contento. Detto ma si può scommettere sul vincitore? Possiamo dirgli chi è il... Ma cosa si dice? Ecco, cosa stanno... Raccogliamo scommesse, chi rimane a te, chi non... L'ultimo che rimane sveglio, insomma... Cos'è che ho vinto? Ah, distante, tanto ci sono i medici. Noi praticamente all'FIB abbiamo un tavolo di riunioni tondo con dentro un buco, li mettiamo lì dentro e vediamo chi rimane. Ok, bene. Cosa ne dice? E vabbè, c'è da vedere se i ragazzi sono interessati a partecipare. Beh, un test per entrare. Niente, un collega sta venendo. Vito, chiama il comune, facci dare $300,000 di premio in cash. Wow. Fa 300,000, 100,000 in più ci diamo noi tre per l'organizzazione. Va bene, faccio 500,000. Sì, signore, fai 3,000, fai 3 milioni. E ci ripaghiamo, ci mettiamo delle bombole di gas sulle ambulanze. Salve, signore. Salve. Sera. Salve. Udì, lei è dell'FIB. Piacere, sono il direttore dell'FIB, Cabias. Piacere di conoscere. Piacere, sono il primario Anderson. Il primario, ma ho sentito parlare di lei dalla direttrice. Piacere, vice direttore. Spero siano state cose buone. Vito Palma. Ha detto che è un uomo di una bellezza disumana che vorrebbe conoscerla meglio. Io penso che quelle parole non verranno mai pronunciate dalla direttrice. No, infatti, mai. Soprattutto in questo... istante. Esatto. Posso essere sincero e dire mi sento un po' a disagio davanti a tutti. Sembra una gang che ci vuole picchiare e rapinare. Allora, prima che ci muoviamo, di tutti gli specializzandi, chi era lo specializzando che aveva bisogno della patente? Io? Ecco, ora richiedo al signore dentro. Esatto, aspettare, tutti dentro fermi che così. C'è in questo momento. Vai. Prego. Fa una foto. Ah, a posto. Foto ricorda, perché non si fa un selfie? Perché sono brutto, non mi piace come appaio in camera. Ma no, non si prende. Ecco qui, la bellezza è relativa. Che poeta. Williams, allora, specializzando, aspetti, torno in servizio. Ho sbagliato tutto? Allora, niente sbagliata. Selfie, signori. Non è si preoccupi. Sono rotti i coglioni di questi selfie, allora. Ah, ma l'FIB di cosa si occupa, se posso chiedere? Siamo gli affari interni. Portiamo la sicurezza nel chi si occupa della sicurezza. Praticamente sorvegliamo l'operato di polizia e sceriffi. Troviamo dove hanno sbagliato e li correggiamo, in parole povere. E ci occupiamo anche di ritrattare con i rapinatori in caso di rapine con ostaggi. Molto interessante. Molto, molto. È un lavoro che sembra stupido dall'esterno, ma in realtà richiede molta attenzione. Credo che sia un lavoro molto importante. Assolutamente, è importante come il vostro, forse anche di meno. Voi siete comunque salvate vite umane, non è una cosa da poco. Ma se vuole fare, vuole salvare anche le vite umane, viene a donare. Sennò... Ho già donato. Oh. C'ho un braccio che un braccio è più donato... piccolo dell'altro. Non più vabbè. Hanno donato entrambi, poveri. Entrambe, dai. Vito qui, il vice direttore, è anche svenuto per la mancanza di zucchero nel sangue. Però ci hanno messo, la direttrice ci ha messo il cerotto, quelli con lo K47 sopra. Esatto, quelli lucidi. Molto carini, molto ma carini. Una domanda, chi prenderà i matti lavoro? In effetti, se voglio resti qui. C'è Williams. No, c'è Williams. Okay. Williams, hai preso la chiamata? Direttore. Dica. Anche loro hanno la radiolina. Se no non ce l'abbiamo la radiolina. Siamo tipo 10-11, è un po' difficile chiamarci ogni volta. Facciamo finta di avercela pure noi. Sì. Dai, costa solo 5.000. Sì, direttrice, l'ho presa. È una persona che sta arrivando qui in ospedale. Mi sa che il comune lo gira un po'.
No, mi sa che non gliene frega un cazzo comunque. Ci dice di comprarcela con i soldi nostri. Risolto? Abbiamo fatto tutto. Sì. C'è ancora qualcuno dentro dei nostri? Comunque ho assistito alla sfilata di ambulanze e veicoli medici, è stato bellissimo. Ma guardi, adesso stiamo proprio facendo una... Adesso si moltiplicheranno quei mezzi. Ma che bello. Che bello. Saranno tipo 9 in più. Dimmi. Mamma mia, che bello. Sarà una caravana. Possiamo assistere, vi seguiamo. Apriamo le strade con le sirene. Vabbè, anche noi ce l'abbiamo. Spariamo in aria. Ah, ecco, là non possiamo farla. Potete sparare. Noi spariamo umano, a Zoya. So. No, ci serve. Abbiamo quello. Abbastanza sacche. Per avercele. Quindi... Tirate un bisturi in aria. Sì. Preferirei non fare danni. No, no, basta. Io mi sento a gamba. Sperate i poliziotti. Ma sicuro di guarda che. Poi le diamo una ciambella. Sono ottime. Senza buco. Ah, interessante. Che ciambelle sono rimaste in ospedale? Senza buco? Attenzione, attenzione. Aspetta. Ci spostiamo che magari intralciamo il traffico. Ma secondo te? Sì. Se dono sangue e fingo di avere un'artrosi alla gamba, mi posso parcheggiare qua per il posto disabile? No. Allora, per chi era in auto piano con me, si avvicini al veicolo targato Yankee Golf Yankee. Sì. Abbiamo fatto? Possiamo andare o... C'è lo specializzando ancora dentro. Ah, ok. Andiamo. Faccio vedere quello che voglio. Andiamo per fare l'esame di guida. Signori medici specializzanti, che più che meno è stato un piacere conoscervi. Arrivederci. 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 Lavoro e grazie per tutto ciò che fai. Altrettanto, buona serata. Dopo mi deve dire dove tiene i cerotti con gli AK. Sì, abbiamo vari tipi di cerottini. Quelli con i pony, quelli con il SpongeBob, quelli con quelli dello Kitty. Per tutti i gusti. Madonna, ricordi, non so, tipo, da 15 anni che non ho tipo l'uomo Hello Kitty. Oddio, ma è andato a fare il l'esame della patente e ha lasciato il nostro qua. No. Aveva solo un posto in macchina. Oh, mamma mia. Vogliamo intanto muoverci, lo veniamo a prendere? Penso di sì. Allora lo avvertiamo. Abbiamo fatto prendere i veicoli nuovi specializzati. Ah, perfetto, perfetto. Un proseguimento allora. A voi, agente. Salve. Buona serata, agente. E ieri ho sentito che ci sono state le parate per i sceriffi e per i poliziotti. Cos'è che è successo? È lo stesso quello che stiamo facendo noi, solo per i poliziotti. Beh, per Vabbè, magari è inutile aspettare. No, lo stavo persone... avvisando e poi andavamo. Sta tornando. Dai, andiamo. Venite con me. Ci muoviamo e... Benissimo, signori, in marcia. Andiamo. Ok, siamo tutti a bordo, tutti con la cintura? Sì. Attendiamo che si sposti l'ambulanza, sennò non faccio manovra. Bene, signori, prendiamo l'ambulanza, adesso iniziamo a lavorare come medico, ragazzi. Siamo tantissimi, mamma mia. Sì. È impressionante di quanti siamo. E dopo bisogna vedere chi sopravvive. Sì. Già. Prego. Oppla. Prendete tutti l'ambulanza per cominciare.
Che dire di farlo a turno? Dio. Ok. Mia. Che cattura siamo. Siamo un sacco di ambulanze. È bellissimo. Sì. La parata. La parata. C'è ancora posto qui? Sì, sì, uno. Impressionante di quante abbondanze si c'erano. Quanti meri ci siamo? Mamma. È vero, è stato bellissimo. Mi giuro. Anche prima mi ero tipo troppo gasata. Scusate. C'è un'altra chiamata. C'è Williams che poverino. Vabbè. Williams, hai preso tu anche questo per caso? Negativo, io sto già visitando un'altra persona. Ottimo. Chi la prende? Ah, l'ho presa io, di un po'. Mamma mia. Lo Santos Medical Center? Salve. Salve. Ok, ottimo, va bene. Salve. Ma il signore in mezzo alla strada, l'ho visto solo io. No, no. Un po' pericoloso. Poi non ho una domanda, ma io. Poi. Chi manca? Ogni giorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, manca uno. Quello che era la patente, mi sa. Non lo so, magari lascio. Non lo so. Qual è il piano? Mica gli vogliamo far portare su 8 ambulanze. No. Cioè, in realtà alcuni di loro potrebbero già iniziare a fare qualche consegna, perché è inutile che stiamo sì. Inventi. Vabbè, però dobbiamo andare a prendere i SUV. Giusto. Abbiamo fatto un altro viaggio. Di fare un altro viaggio. Ok, in marcia. Devo prendere i SUV. Sì, poi c'è da organizzarsi, perché se siamo tutti in servizio non abbiamo abbastanza spazio per avere tutte le ambulanze tutte le ambulanze, perché sono abbastanza ingombranti, quindi magari ci si può organizzare, non so, i paramedici, perché ne abbiamo due se non ricordo male. I paramedici vanno in coppia con un medico alle chiamate, quindi si tira fuori solo un veicolo dei due, lo tira fuori solo il paramedico o il medico, insomma. C'è da organizzarci bene. So quando saremo diversi in servizio. Ah sì, ha ragione. In effetti. Prego, prego, prego.
Io l'ho già guidato da Explorer, però non lo scorso web, due web fa, ho guidato l'Explorer e l'ambulanza che ero già medico, non so chi di voi si ricorda quando ero medico, qualche web fa, con Emily Wilson. Bravissimo! Opla. Per non già l'ambulanza, so. Magari? Sì. Ok. Se volete fare le consegne, prendetevela, prendetene una a testa. Altrimenti, non so, no, prendetene una o due invece di prendere tre. Le consegne. Ok, vedete voi. Le consegne voi. Arrivano ogni tot è quanto? 24 ore. Dal momento in cui si finiscono o dal momento in cui mi appaiono la prima volta? Finiscono. Ah, ok, quindi se le finiscono alle 2:30 di notte mi torneranno 2:30 di notte. Sì. Oh mio Dio. Pronto? Sì. Io prendo l'ambulanza allora intanto. Ah sì, va bene. Così okay. Io vado in servizio io magari. Va bene, va bene. Ok, venite con me in macchina, facciamo il tour dell'ospedale. Ah ok. Sì, ok. Prendiamo dopo l'ora e mezza i nostri. Mm-hmm. Okay. L'Explorer che arriva. Già ce ne sono troppi, c'è pure una bici. Mamma mia. Quanti veicoli. Devo pure aggiungere tutti al database. Il database sul tablet invece come facciamo? Pronto? Stato della come ok come stato mando tipo... qualcuno a prenderti. Ciao ciao. Oddio, il CAD non è ancora attivo, quindi c'è da aspettare che il comune ce lo attivi. Non... Ah, ok. Sì, le okay. Stiamo le cartelle le segniamo in modo provvisorio sul so. Database. Ok, oddio quanta okay. Gente. Allora, siete Tabby. Tutti in attesa di sì. Ok. No, no, io mi sto godendo quella conversazione laggiù. Sì, un po' tutti. Sì, effettivamente. Ok, lei è la ragazza del curriculum, perfetto. Di cosa avete bisogno, ragazzi? Io dovrei fare una visita oculistica. Ok, la visita oculistica. Io ho una perfetto. Visita di controllo. Anch'io. Ok. Ragazzi, ve la sentite di guardare i due ragazzi? Sì, io posso prendere il primo signore, allora. A me? Sì. Magari lei vada sì. Con la signora. So, venga, venga. Io con voi, dai, venite tutti insieme. Ma devo solo bere un attimo, perché sennò mi sì, svengo. Sì. Prego, mi segua pure. Controllo, check, gruppo sanguigno e tutto. Sì. Perfetto, andiamo in sala analisi. Ciao. Buonasera. Ok, mi attenda pure qui, dove c'è un vicino un lettino, vicino allo sgabello, arrivo subito. Che devo fare? Si sieda lì, aspetta lì, arrivo subito.
Sì. E qua non devo fare nulla io. Non penso, intanto mi prendo delle provette. Non penso, mi servono le provette. Ok, adesso facciamo piccolo gruppo sanguigno, non togliamo. Venga pure qui. Sì. Ecco qua, se mi può dare fuori il braccio. Ok, un secondo solo, che prendo il nuovo quanto e strumenti. Ok, perfetto, allora proviamo a fare un prelievo. Perfetto, attenzione, ok, perfetto. Un piccolo buchino. Ok, perfetto, grazie. Secondo solo. Sì. Facciamo qui la provetta. Ma che è una parata. E vuole che devo disinfettare la ferita, ecco il buco. Ok. Ok, perfetto, ho detto sta ferita qui con la feritina. Perfetto, li metto un cerotto. Sì. Ok. Analizzo, secondo, vediamo un attimo l'analisi se hanno terminato. Ok. E lei è di tipo sangue B. Il suo sangue è tutto a posto. Era questo giusto voler sapere, no? Sì. Perfetto. Sì. A posto, non c'è nessuna malattia grave, nessun niente, non è nulla, ecco, se il suo gruppo sanguigno gli serviva era ecco, il gruppo B. Perfetto. Vuole, diciamo, la targhetta, diciamo, per ricordarsi o solo ricorda la memoria? No, non è necessario. Perfetto, ok. A posto, adesso la devo chiedere per riguardante il prezzo e tutto alla direttrice, che sono nuova. Sì, prego. Direttrice? Vai, quanti sono? Sì, sono riuscita a fare tutta l'analisi, però per riguardo il prezzo non so come funzioni, ecco. Le analisi 400. Ok, venga pure di qua che intanto facciamo con calma, Allora, possiamo spostare qua. La prima a sinistra? La D. Quella in centro? Signore? Signore? Torni immediatamente indietro. Attenzione, permesso. Okay. Signore? Signore, torni indietro. Ok, le faccio la fattura. Sì, prego. I 400 faccio. Dollari. Sì, faccia pure. Ok. La firma, ecco qui. Perfetto, grazie mille. Perfetto. Grazie a lei. Arrivederci, buona serata. È B, giusto? È B. Ah, è un attimo i documenti che devo registrarlo perché purtroppo non abbiamo ancora usare ancora cartelle vecchie. Il nostro sistema informatico è ancora in manutenzione. Si può darmi la carta di identità, per favore? Ecco qua. Va bene, quella è l'uscita. Se ha bisogno, okay, richiamo. Va bene. Appunto sulla cartella cartacea. Allora. Lucas Perez. Sì, sarebbe 803 Pio. Sì, al gruppo B. Perfetto. E ho la sua carta d'identità. Sì, grazie. A posto, grazie mille. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Salve. Qualcuno io non sono qui per... No, sto aspettando una amica. Ok, e lei signore ha bisogno di qualcosa? Sono qua un parente. Ok, allora a posto. Sì. Invece
c'è il soffio di sangue medico quando la situazione è un po' più grave. Signorina? Sì? Il suo gruppo sanguigno è A. Va bene, grazie. Le serve direttrice un campioncino di provetta? Ah no, grazie. Per segnare il gruppo sanguigno di quell'altra personale di prima, io ho preso i documenti, i dati e posta per poterli tenere tutto a posto. Poi appena ti do l'accesso al CAD, poi lo segni nel CAD provvisorio, cioè nel database. Ok, lo segni nel CAD provvisorio. C'è segnata sulla cartella cartacea. Ok. Signorina, lei che vuol fare una donazione? Ho una sacca del suo sangue. Ok, per allora quando si fa l'analisi sì. Non c'è bisogno di prendere la donazione. Ho visto, è un attimo complicato. Sì, vabbè, piano piano imparerete, non vi preoccupate. Non mi servirebbe sapere esattamente come fare, più che altro. Allora, quando c'è da fare l'analisi... quando c'è da fare la donazione devi fare come hai fatto adesso. Quando c'è da fare solo l'analisi, ruota tutto attorno al macchinario, appunto a premere sul macchinario il pulsante analisi, ecco. Tu provi, ci sono io qui vicino a te. Ah, devo far avvicinare il paziente al macchinario. Ok, sì, io ti do il braccio, sì, così, capito? Perfetto. Ok, invece quando si tratta di donazione, è come hai fatto adesso. Perfetto. Signorina, vuole che lei reinserisca il sangue dentro? No, no. Ciao, Travi, non credo. C'è una trasfusione. No. Ah, va bene. Ok, allora, se la signorina non ha bisogno di altro, puoi fare la fattura. Per le analisi, $400. Vabbè, è l'esperienza. Sì. Grazie mille. Grazie a lei. Bene, può andare, signorina. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Alla strada. Sì. Voi altri avete visto tutti il macchinario, il pulsantino? Sì. Se posso avvicinarmi? Sì, prego. Ah, direttrice, quante bende, quante provette non portarci dietro, ecco, ho visto lì giù, ecco. Ok, come dicevo agli altri, le bende sono molto leggere, quindi potete portarne anche una trentina, 40, adesso non so. I kit medici portatene in numero pari alle sacche di sangue, perché vanno usati in combo, quindi un kit con una sacca. Ma in questo caso che non ci sono abbastanza sacche di sangue? Dobbiamo vedere un po', beh, portatene, non lo so, una decina, perché sono pesantucci. Okay. Va bene. Il resto antinfiammatori, non so quanti ne volete. Ok, va bene. Possiamo vendere anche all'esterno gli antinfiammatori o solo all'interno della struttura? No, gli antinfiammatori potete venderli ovunque. Ah, ok, perfetto. Sì, prezzo è $100 l'uno. Questo quello ho dimenticato di segnare. Sì, fatturate tutto, è più per voi, ecco. Vado a prendere qualcosa in più anch'io. Più fate esperienza, ovviamente meno possibilità avrete di fallire le rianimazioni, quindi è tutto a vostro... Me ne afflaremmo anche. Non so se avete potuto notare come si possono aprire i lettini e le sedie a rotelle. È un po'... Io ho preso anche questi. È un problema? No. Okay. L'importante è non abusarne, più che altro ancora la polizia fa storie. Sì, ok. Allora, dovresti... Seguimi, anseguitemi, capitemi, perché è un po' difficile da spiegare. Certamente, adesso lo prego. Nelle vostre conoscenze mediche... lettino. Diciamo, nella vostra mente c'è una sezione, lettino. Bravo, sì.
Ecco, di lì potete, sapete come aprirli, sia lettini di vari tipi, sia le sedie a rotelle, e sapete anche come chiuderli. Tutto di là, chiudere? Tutto di là. Esatto, esatto, sì. Mamma. Proprio così, proprio così. Ecco qua. Bravissimo, ok. Quindi adesso, dottore, con le sue conoscenze, le dovrebbe riuscire anche a chiuderla. Quindi volendo posso provare a chiudere quella lì. Esatto, provi a chiudere quella lì. Chiudete sì tutti i lettini. Aspetta che provo un attimo a vedere un po'. Ok, lui ci è riuscito. Provo un attimo. Bravo, vediamo gli altri. Non ce la fa. Ah, scusate. Tutto bene, ragazzi? Sì, adesso... No, cioè, credo di avere un piccolo problema. Ok, ho fatto. Ho capito dove andare a acchiappare le mie nozioni. Il problema è che la nozione per piegare il letto appare per una frazione di secondo. Posso provare io? Faccio io se vuoi. Oh, mamma mia! Che sta succedendo? Faccio se vuoi. Magari se la lasci... Aspetta, forse aspetta, la lascio, la riprendo. Ecco perché. Ecco perché. Ecco perché ne avevi. Sì. Secondo che non ha spazzata, è appunto. Perfetto. ci provo neanche. A posto? Arrivo. Ecco qua. Ecco qua. Adesso ho capito perché. E poi c'è anche questa. Una porta incredibile comunque, direttrice. Io non ho fatto niente. Dicono tutti così da speriamo sia assicurato lo spazio. Collega, mi scusi. Collega, mi dica. Mi può controllare fuori dal gruppo se io sono? Sì, venga. Ok, perfetto. Ma aspetti, manca che magari chiedo. Aspetti, aspetti, magari chiedo al. C'è da recuperare un ragazzo. Venga un attimo. Sì, do il mio braccio. Venga, metta il pollice lì. Metta il pollice qui. Ok. Ecco qua. Che gruppo sono? B. Vuole la fiaschetta? No, me lo ricordo. E lei lo sa? Perfetto. Sì. No, allora, faccio. Ok, attimo, mi dia un braccio. Perfetto. Guardiamo B. Lei è qui. B, perfetto. Cioè, il macchinario per le analisi. Posso controllare anche il mio? Sì, venga, venga. Prego. Sì, un attimo. Fa lui. Faccio io. Signorina, ma si può auto... Aspetti. Autoanalizzarsi no, non si può autoanalizzarsi, mettersi il sacco di sangue, gruppo sanguigno. No, non si può. Peccato. Io sono gruppo B. Allora, chi se la sente di ripetere al ragazzo che è arrivato adesso il funzionamento del macchinario per le analisi? Perfetto. Comunque devo buttare. Dottoressa, dov'è il cestino comune per buttare tutte le fiaschette? Vicino... Cioè, i rifiuti medici. E dove trovate i cestini in giro? Buttatele. Okay. Venga. Allora, qui vede che c'è il macchinario, no? Analisi o... Perfetto. Analisi è per, diciamo, per controllare il gruppo sanguigno. Mm-hmm. E l'altro è per controllare che malattia... Diciamo se c'era qualche malattia in circolo nel gruppo del sangue o qualche malattia, qualcun effetto da qualche malattia. Diciamo che si usa solo il pulsante analisi, con quello si fa tutto. Sì. Funziona solo, tutto? Sì. Ma sì, l'altro non so se funziona proprio, non ne ho idea, mai usato. Premete quello e vi dà tutto. Ma io, diciamo, nelle mie capacità mediche, no? Per analizzare. Ok. Io... Una domanda. Sì, ci vuole una provetta vuota, adesso ti faccio vedere dove le prendi. Nelle mie capacità mediche, no? Io ho letto sul mio, diciamo, opuscolo, no? Cura e rianima, no? Ok. E entrambe le due opzioni, diciamo, sullo opuscolo c'è scritto come definizione rianima, diciamo, la persona vicino a te, ecco. In entrambe, sia in cura che in rianima. Allora, rianima, rianimate la persona. Beh, ragazzi, ciao, Cura, diciamo gli metti una benda attorno alla ferita, va bene, molto nel classico. La rimettete in salute, ecco. Ah, ok, capito, grazie, no, perché diciamo sull'opuscolo era messo stessa definizione, ecco. Era. Sì. C'è qualcuno che prende la chiamata? Ciao Sara. Credo ci sia qualcuno. Allora, come ti chiami, tu che sei arrivato adesso? Io sono il dottor Horst. Ok, vieni di qui, faccio vedere l'armadietto con i rifornimenti.
Ti riesci a chiudere questa serie? Drappi che scendono giù, altre porte? Allora, questo è l'armadietto dei rifornimenti. Tutto bene, Sara, siamo in pausa. Allora, di qui prendi band, che sono molto leggere, quindi puoi prenderne anche una trentina. Kit medici. Ho buttato via i rifiuti. E nel cestino, venga. La maggior parte delle cose sono molto leggere. Band. In qualsiasi cestino vedi, lo puoi buttare. Insomma. Grazie. Prego. Ok, dunque, allora, il tour dell'ospedale, allora, come avete potuto notare, di lì c'è l'atrio, chirurgia 1, sala analisi, questa è la sala con l'armadietto con i rifornimenti, se ci spostiamo di qui abbiamo la prima sala di terapia intensiva, quella più piccola, bellissimo. Qui ci sono varie toilette, tutte queste porte, questo è fondamentale. Sala di terapia intensiva 2, la più grande. Di lì, quella porta marrone grande è la cappella dell'ospedale. Questa porticina qui, vabbè, la saletta dei sorveglianti. Mm-hmm. Siamo in tantissimi, Sara, siamo in tantissimi. Qui c'è una sala relax e ci sono due salette singole. Se entrate date una sbirciata. Molto piccole. Sì, un po' più riservate. Pronto. Ma dormirò io. Qui ci sarà la mia sala dove mi vedo la televisione. Sto facendo fare il giro dell'ospedale. Scusate, ma il canale della radio è il 205. 205. Esatto. Sì. Altri bagni. Quanti bagni? La visita oculistica già l'hai fatta? Ok, va bene. Ma Sara, tu fate bandi per la polizia? La gelateria. Ciao ciao. Allora, mensa questa è? Allora, caffetteria, c'è gelato artigianale e ciambelle calde sempre, ogni giorno. Sono mini porzioni, però. Proprio mini, Tony, più che mini. Ecco. Super proprio, mini, sì. Proprio sì, quasi sì. Non sento neanche sì. Di averle mangiate. Poi, se si sale al quinto piano... Il lato con gli uffici l'avete visto prima, quando abbiamo fatto i colloqui. Sì. Allora, dovete ricordare sostanzialmente che l'ospedale, la maggior parte dell'ospedale Dio, è in non fase... vedo più io. Qui ci sono problemi di luci, salite le scale. Okay. C'è allora... un, dottoressa, un numero verde da chiamare in caso ci dovessimo perdere nell'ospedale? Chiamate in radio, vi verrà a salvare qualcuno. Se qualche cane ha addestrato il riporto. Esatto. Ecco, ecco. Allora, sala riunioni di qua. No, non ti preoccupare, Sara. Briefing room. Oh, sala riunioni. Bella, sì. Carina. Wow. E invece... di lì avete visto, ci sono tutti gli uffici. E di qua abbiamo il laboratorio, dove si producono anche i farmaci. Questo mi piace. Questo paziente. Questo è il suo reparto, questo. Mm-hmm. Laboratorio. Veramente bello. E di qui invece ci sono tutti i macchinari. L'ospedale per è enorme. La diagnostica. Abbiamo uno studio per il dentista, purtroppo non ce l'abbiamo. Risonanza magnetica. Due sale per RX, questa qui e quest'altra. Questa sì che è una bella RX. Poi c'è la sala per fare i test sotto sforzo e la diagnostica. La TAC. La TAC sta là. Oh, per le lastre. Sì. Perfetta. Mamma mia, che frattura. Se vince che qua c'è un'unghia incarnita, vedete? Non si è tagliato bene le dita. Ok, e poi, allora, stavo dicendo prima, l'ospedale è in fase di ristrutturazione, per cui i piani effettivamente attivi sono il quarto, dove eravamo prima, il quinto, dove siamo adesso, poi c'è il decimo, che ha la pista...
Come il decimo? Ok, mi sentite? C'è il decimo, sì, che è il tetto, c'è solo la base di atterraggio per gli elicotteri. E poi c'è il primo, che viene usato praticamente solo per l'obitorio. Ah, ok, capito, sì. Bene, magari... A posto. Ovviamente tutto senza ascensore, vedo. Sì, tutto senza ascensore. Quindi dal primo al decimo piano. Il problema non è con le scale. Sì, no, con ci le facciamo scale. Colpacci. Almeno che non vuoi fare l'ascensore automatico. Qualcuno ha... E questo è l'ospedale. Spero che nessuno abbia problemi di cuore. Questo è uno sceriffo, invece. È incluso nell'ospedale. È incluso? Come? Vuole fare so fare delle analisi, sceriffo. Vuole fare delle analisi? Sceriffo, vuole donare sangue? Troppe domande. No, sceriffo, dammi un po' di sangue. Lo fermo la ciambella. Così me l'ho spaventato lo sceriffo. Vuole un lettino, sceriffo. Sedia a rotelle. C'è una persona. Possiamo prenderlo o non toglierlo? Oddio, mi state facendo girare la testa. Sono pazienti. Cosa hanno bisogno? Per caso sapete dove è andato il direttore dell'FIB? No. Salve. Un'altra lingua. Salve. Quando vuoi io faccio lezioni. Ha bisogno? No, ho preso da bere, mi trovo qui. Forse devo andare, che c'è la direttrice. Domanda. Mi auguri buona fortuna. Dimmi. Mi serve bagno. Venga. Qualcuno può indicare il bagno alla ragazza? Sa dove... Sì, ricordate dove sono i bagni? Sì. Virregna, nel caso ti accompagno io. Porto qua dietro. Io ricordo dove è il bagno, sono andato a pisciare. Va bene, allora io devo pisciare, quindi mi serve il bagno. Ti accompagno. Lei è della FIR. Sì. Dovremmo farci una foto in posa. Sì. Signorina, lì trovate signorina. La sezione con i venga prezzi. Con me. C'è dietro su database. Grazie, è gentilissimo. Okay. Adesso mi metto con calma, vi aggiungo tutti. Collega, può farmi un attimo una nota? Ok. Ok, avete qualcuno qualche domanda? No. Per il momento no. Sembra tutto boh, come funziona il tablet per quanto riguarda se ha una mappa dell'ospedale però la prenderei volentieri. La mappa dell'ospedale non ce l'abbiamo, non c'è ancora. Perfetto. No, peccato. E il CAD, quindi dove segneremo poi le cartelle cliniche, non è ancora attivo, dobbiamo aspettare il comune. Perfetto. E adesso che vi aggiungerò il database ho creato una sezione CAD provvisorio, quindi se c'è da segnare qualcosa la si segna lì per il momento. Allora, ragazzi, non so, visto che siamo in tanti, non so, qualcuno può star dietro ai pazienti, qualcuno può andare a fare le consegne, non so, vedete un po' voi. Io vorrei fare un attimo le consegne e poi andare fuori città. Ok, perfetto. Io devo aggiungervi tutti al database, quindi mi serve qualche minuto, sì, per aggiungervi tutti. Se c'è qualche collega invece mi fa un attimo un'analisi del sangue per capire qual è il mio gruppo sanguigno. Okay. Sono un professionista. Dono pure. Dai, organizzatevi un po' voi. Io faccio questa cosa. Ragazzi, ricordiamoci che donare è importante. Guardate quante persone. Chiediamo se vogliono donare. Andiamo. Salve, avete bisogno? Danger on me, sì. Avete bisogno, signori? Io vorrei fare... Mica. Vada, non si preoccupi. No, c'erano cioè, prima i signori. Decidete. No, a me non serve, io non fa curare da me. Preso? Che bisogno? Io volevo solo sapere in realtà il mio gruppo sanguigno. Prego, mi segua. Andiamo a rivederci. Quello a me è importante, è fondamentale. Rivederci. Prego. Voi invece? Lei ha chiesto già, signorine? Mi è fatta male? Prego? Prendo un po' ciondolante. No. Tutto bene, me. Sì, tutto a posto. Più che altro lei, vedo che lei ciondola un po' con la testa. Venga pure con me. Ciao. Prego, venga qui che analizziamo, Il tuo braccio. Ok, perfetto. Ok, un secondo solo che devo un attimo vedere le cose. Ok, perfetto. Ok,
po' dalle mie braccia, per favore. Ok. Perfetto. Dislessi. Che cazzo ho scritto? Ok. E sangue A. Ah, perfetto. Grazie mille. Letta, la prima lettera dell'alfabeto. Ah, sì, come amore. Amore, come a asino, come appero. Come segua, venga di qui. Come andrò a dormire. Prego, prego, mi segua, andiamo a fare. Vuole, diciamo, con sé la targhetta o... Come te, non si preoccupa. Vuole la targhetta o solo ricorda memoria? Non lo ricorderò, ma se io sono fuggito. Qui c'è poco, va bene, forse andiamo, qui. Andiamo lì al desk che per i documenti e le faccio la fattura. Yes. Vediamo. Ok, allora, venga pure qui. Allora, mi può passare sui documenti di identità, per favore? Sì. Ma scusi, anche questa è una persona qui. Grazie. Vado che abbiamo ancora il database online, devo scriverlo sul cartaceo, un secondo. Ah, è direttrice. Ok. Liam, dimmi. Una casa sola, non c'è letto dove possiamo prendere le sacche di sangue? È qui dalla cassa comune. Ah, non so cosa è rimasto perché no, vabbè, sono poche. Chiaramente. Sì, vuole donare il sangue? Donare il sangue? Sì, carenza di sangue, carenza proprio grave, grave, grave. E ogni sacca di sangue? Esatto, è c'è un antidolorifico antinfiammatorio nel regalo. Ecco. Al massimo, fino a quanti possiamo dare? Quante, finché non si prosciuga il corpo, penso. Diciamo 10 sacche. Massimo 10 sacche. Tra le 5 e le 10 sacche. Di più si diventa donatore, può prendere l'assicurazione di livello base 1. Quello poi è da, sì, da sistemare ancora. Sì, ci posso pensare perché diciamo che ho una paura fottuta degli echi. Ma non l'ha vista prima, l'ha messo un lago, diciamo, nel braccio e non è che era tanto. Stavo guardando il suo seno. Ah. Lo fa un uomo o un dire che è un problema? Sei. Va bene. Comunque le faccio la fattura. Sì. Non è molto onorevole Uria. Ok. Lei cosa ha appena fatto? Io ho sentito, non ho Uria. Un attimo in bagno. E oltretutto io l'ho sentito, ero lì a fianco. Qua. Sempre per il sicuro. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata a voi. Assolutamente. Grazie, salve. Vabbè. Dica di stare tranquillo, ma... me l'ha detto veramente, direttrice? Scusi. Sì, l'ho detto veramente, sì. Ok, pensavo di essere proprio immaginata. No. Madonna, che casino stasera. Siamo parecchi, siamo in forza, dottoressa. Dai, ragazzi. Su il coraggio. Salve, buonasera. Salve. Bella giornata di merda. Perché che succede, Sheriff? Beh, a quanto pare reclute hanno cacciate. Ci faccio caso, anche noi siamo delle semplici, dei semplici specializzati. Ma anche io, che semplicemente c'ho un po' di esperienza alle spalle, a quanto pare questo qui ha combinato un casino. Anche noi, però pure noi facciamo i casini, è normale. Ma quando, a quanto pare, vieni insultato da uno sceriffo non è bello sicuramente, anzi è molto grave. E soprattutto se questo cittadino ne va a parlare con gli affari interni è ancora peggio. Capisco. Vabbè. Quindi. Mi dispiace. Balanza? Hai creato un bel casino, sappilo. Che parola abbiamo detto prima io e lo sceriffo? Moderazione, ricordati, moderazione. Dottoressa? Sì? Ma da questo computer sarebbe possibile fare degli annunci per quanto riguarda le donazioni di sangue? Che dici?
Ho già, se nel database, se vedete, ho già impostato dei messaggi, così è più facile, sì, senza visto, scriverli ogni volta. Sì. Stavo vedendo dal tablet questo fatto. Sì, si può fare tutto, sì. Possiamo farlo adesso, visto che ne siamo un paio? Sì, se volete provare, sì. Allora la mando. Buonasera. Mandate un annuncio. Vabbè, sì. Dovrei donare il sangue. Oh, sì. Ok. Venga con me. Ci penso io. Vado con la... Nicole, portati uno specializzando. Gruppo 0. E niente, non ha sentito. Vai tu, collega. Vai con Nicole. Ma una cosa, direttrice, ma le assicurazioni le potete fare solo lei, il primario, vero? Sì, al momento sì. Bom, quando... Perfetto. Sì, poi dal grado di medico in poi potete farle tutti. Perfetto, per sapere se potevamo farlo oppure no, che non avevo letto. Sì. Poi i livelli vengono messi sempre su CAD, giusto, provvisorio? Sì, perché purtroppo non possiamo metterli sul documento, quindi... Ma il CAD in teoria dovrebbero ripristinarlo, quello nostro ufficiale, o dice che sarà una cosa lunga? Sarà proprio un rinnovo e quindi credo ci voglia un po', forse una settimana. Anche quello provvisorio va benissimo, secondo me, alla fine. Poi è da riportare tutto, segnare tutto. Sì. Perfetto. Ma la ragazza che doveva fare il colloquio è andata via? Primario, mi sa. Aspetta, ma era come specializzando, mi sa. Sì, confermo. La ragazza che stava al concessionario. Primario? Direttrice? Dove sei? Il mio ufficio. Se vuole raggiungermi, può venire. Vediamo se arriva qualcuno. E anche qui si fanno le ossa. Vai. Io comunque vi consiglio che se avete nel tablet da fare qualche trasporto di organi, di sangue, fatelo. Faccio dalla sera tardi. Preferisco aiutare più le persone se vengono qua che andarmi a fare un trasporto sangue. Lo so, però... Fidati, fallo se riesci. Aspetta a me. Adesso... Accetto il consiglio. Vai al discount, ti dissangui, se devi mangiare e bere, perché veramente costa parecchio la roba e non fa quasi niente. Da quello che ho sentito dovrebbe essere aperto, ti dovrebbe aver aperto il tequila. Il tequila sì. Dove si ma trova? Servono birre, però mi sa, basta. Non ne ho più pallida idea. Il problema è che se non fanno una birra buona è come bere normale bevanda. Da provare, forse è meglio, bisogna vedere. Da un po' più magari di sazietà, sai, la birra dissetta parecchi, quindi magari per un po' di tempo non hai bisogno. Dovrò provare. Dovrò provare, perché è veramente da dissanguarsi adesso. Capita, bisogna adeguarsi. Lei sceriffo stava aspettando qualcuno? Sì, stavo aspettando lo sceriffo che è con il primario che sta facendo una seduta con... non so chi, ho capito. Ah, ho sentito prima che chiamavano, è andata anche la direttrice, mi sa. Quindi ho scritto... Eccola qua. Sì, siccome non so dove sia il secondo piano, la medico. Ho lasciato stare. Arrivederci. Buonasera. Scusami, sono andato sulla chat, ma stavo guardando il CAD qui, perché ho bisogno di segnare i dati delle persone varie con fatto personale. Parcando solamente tre porte, mi ero già perso, quindi... Se vuole di là ci abbiamo, se vuole prendersi ciambelle, caffè, mi sembra. Ah no, grazie, sono a posto. Ok, piuttosto che ste schifose macchinette di là, c'è qualcosa di più buono. Ah, grazie mille. Madonna, mi filo gli occhiali al sole perché mi danno fastidio sti luci artificiali, è una cosa... Sì, sono molto accecato. Fastidiosissimi, veramente. Adesso invece come vai con te?
Diciamo che beh, ci sono stati un paio, 3-4 incidenti, un po' brutti, però tutto risolvibile, nessuno si è fatto male. Certo. Per il resto tutto a posto. Capisco. Voi sceriffi, come siete presi antinfiammatori? Questo, guarda, io sono ancora recluta, quindi anche se aiuto lo sceriffo a gestire le altre reclute... Ha bisogno di un po' di antinfiammatori? Attualmente non ne ho bisogno, però fare scorte penso che ci penseranno sotto sceriffo, lo sceriffo, magari faranno perfetto. Un ordine di discrete dimensioni. Ah, grazie mille. Tanto prenda questi qua. A meno che succeda qualcosa c'ha da sostenersi, ha capito? Magari sta male roba. No, niente, stia tranquillo. Grazie mille. Stiamo scherzando tra colleghi. Ah, grazie mille, grazie mille. Ma prima quell'emergenza cosa è successo? Una rissa, ho capito. Ma è passata una ragazza, prima una collega l'hanno chiamata, poi mi hanno chiamato me un'altra ragazza. Salve, che sta scoppiando una rissa. Bisogna? Con quello là, Venica. Allora, sono due cose. Numero uno, ho visto l'annuncio dove il sangue. Ah, per donare, certo. Oui. E seconda cosa, diciamo che sono stato per un po' di tempo senza, con lo stomaco completamente vuoto, quindi tanto male. Mi sento un po' male. Sì, venga pure che gli do qualche antibiotico e facciamo qualche donazione. Va bene. Prego. Ciao Jacques. Prego, prego, donazioni, venga pure. Ciao Nicolò. Ciao Francese. Buonasera. Buonasera. Sposto da coglione. Mi vuoi psicanalizzare? Oddio. Oui, tutto a posto. Prego, prego. Ti lascio andare, vai tranquillo. Va bene, grazie. Quante donazioni vuole fare? Quello lì è uno degli stronzi che oggi mi ha fatto passare una serata di merda. Quante donazioni vuoi desiderare fare? Non saprei sinceramente. Come funziona? Io le prelevo sangue e lei, diciamo, diventa proprio debole. Facciamo anche se due, non so. Due, diciamo che solitamente la gente dona tra le 5 e le 10 donazioni. Oh, ok, allora 5, 5. Ok, perfetto, venga. Purtroppo abbiamo ancora un macchinario lì. Tutto bene. Prego, prego. Posso anche per provare. Lei sa già sul gruppo sanguigno? Fammi dare un occhio. Sa già sul gruppo sanguigno lei? No. Dove ti ha colpito? No? Non lo so. Allora, prego, venga, facciamo l'analisi. Si può prendere dal panico. Signori, immagino. Sto bene? Sì. Aspetti un attimo. Prego, facciamo l'analisi, attimo, permesso? Sì. Sì. Prego. Signorina, prego, un attimo. Pure. No, c'è coda, signorina. C'è anche l'altro signore deve fare l'analisi. Aspetta. Aspetta un secondo. Signorina, venga di qua. Vado nell'altra sala. Venga. C'è coda, purtroppo dobbiamo fare un po' di spazi. C'è un po' di traffico. Prego, venga, deve fare l'analisi. Ah, perfetto, venga. C'è, qui c'è coda, collega. Metto il dito. Sta tranquilla, posso aspettare. Tanto appena finisco qua penso che andrò a dormire. Comunque, è piacere. Pierre Swarovski. È piacere. Vuole Emily Moore. Fiaschetta da tenere per piacere. Vuoi fare tu, Phil? Vuoi fare tu? Certamente, sì. Prego. Si appoggi pure il lettino. Appoggia, sì, casomai. Buonasera. Sì. Buonasera. Se no può anche appoggiarsi con la schiena. Se vuole vada pure per il macchinario. Vado? Ok, prego. Dottoressa, prego. Arrivi. Ma certo, mi sposto dall'altra parte io. Ok, allora un attimo solo. Cambio guanti. Quanti? Ok. No, guardi, allora se vuole gliene faccio un paio, poi magari ne può ritornare. Ok, perché mi metto la media per fare solo che prendo la. Bene. Ora faccio lui. Perfetto. Media per fare il braccio. Secondo che le. Ok, controlliamo subito. Venga pure, venga più vicino. Perfetto, controlliamo subito. Lei è sangue di tipo 0, sangue d'oro. Parfait.
Sono felice di essere, diciamo, utile. Ogni qualvolta vi possa servire il mio sangue, non esitate a chiamarmi. Esatto, un po' venire anche lei regolarmente, ecco, diciamo che sentivo prima che c'è una convenzione con i donatori fissi che ha qualche sconto sulle assicurazioni, non mi ricordo, ecco. Comunque venga, qui facciamo del prelievo di sangue, diciamo, con le sacche, ecco, venga, venga. Certo, certo, le fornisco subito dopo quello. Allora, sì. L'unica cosa è che dovrei farle la fattura. Sì. Prego, un attimo. Ok, perfetto, ecco qua. Venga pure qui, si metta pure seduto. Perfetto. Okay. Metti una filmetta qua. Certo. Ecco quella firma. Bellissimo. Allora le do anche questo, prego. Perfetto, le prendiamo qualche sacca. Che può essere decidere delle MS. Non lo conosco, è un cartone animato. No, è l'ospedale, facciamo esatto, il corso per i bambini. Prego, l'accompagno dalla direttrice. Grazie. Venga. Ok, perfetto, se vediamo stare qui. Le filo l'ago. Che brutto ago. Arrivederci, grazie per aver donato. Metti nulla. Grazie a voi. 5, quindi hai detto, giusto, riempiamo? Oui, per perfetto. Nel caso, gli effetti. Ecco qui. Gli effetti più o meno come. Oh. Sento effettivamente un po' stanco. Ok, perfetto. Guardi, do 5 di lorifici in omaggio. Grazie mille. Questi servono in caso dovesse avere dei sintomi strani di malattie, prima di venire in ospedale può utilizzarne 1/2 per, diciamo, per alleviare un po' i sintomi e il dolore. Ok. Quindi per il discorso del stomaco vuoto, diciamo, mi ha fatto molto male la pancia e diciamo che forse sto tenendo, so ancora un po' soffrendo. Sì, esatto. Adesso male qualche malattia o no? Adesso... No, è solo penso sia stato... Debolezza? Oui. Esatto, ok, do subito un piccolo antibiotico o qualcosa, ecco. Ok, guardi, le faccio bere questo antibiotico che possa magari le deviare un po' la diciamo, debolezza intestinale, diciamo. Bene. Ecco qua, prenda questo antibiotico, questa boccetta qui, ne beva, diciamo, un bicchierino al giorno per 3 giorni. Va bene. Perfetto. Già con la prima, diciamo, beveva già pure una, così vedrà che si sentirà già un po' meglio. E mi dica se si sente già un po' meglio col primo bicchiere. Oui, mi sento già un po' meglio. Prima avevo molto fastidio alla pancia, già sento che stavo un po' scemando, ecco. Ok, perfetto. Sì, le faccio le fatture. Specializzando Williams. Sì, per forza, per me dico, sì. Buonanotte. Allora, ha fatto una, diciamo, un'analisi del sangue, $400, più una piccola cura di antibiotico, sono più $300, sono 400, sono $700 in totale. Ok. Se per caso in banca non ho tutti i soldi, ma ce li ho qui in contanti, ci fa qualcosa? Vediamo se è giusto. 700 messo, giusto? Oui, 700. Non ha abbastanza soldi, no? Glieli posso dare in contanti se vuole, non lo so. Teoricamente non potremmo accettare pagamenti in contanti. Ecco. Come posso fare a depositare i soldi? È ad una banca. Il fatto è che l'ultima volta sono andato in una banca, ma non mi faceva. Devo dare per fuori i soldi e i documenti al fuori? Prego, registro un attimo le cose, tanto... Assolutamente sì. Un secondo solo. Direttrice, mi riceve? Dimmi. C'è un soggetto che non ha abbastanza soldi, un cliente, un paziente che non ha abbastanza soldi, ecco, per pagare. Come facciamo? Segnalano i debitori.
Ok, però dice che ne ha in contanti. Prendo comunque contanti o questa volta faccio un'eccezione? Fai un'eccezione. Ok, va bene. Mi passa pure i contanti, sono $700. Okay. Gliel'avrei detti comunque, come non mi sembrava giusto dopo che avete... Ok, secondo, solo che controllo un attimo il segnato dei dati, eh. Oui, oui. Mi dica quando posso andare. Certo, certo, un secondo. Diciamo che ho già disturbato un pochino troppo. Ma figurati, figuri, non è vero. Oh, un gentiluomo non dovrebbe mai far perdere così tanto tempo alle persone. Numero di gestazione 484 GPM. Io invece ho spostato una macchina 9, 6, medica, perché sennò non riuscivo a fare la consegna. Perfetto, a posto. Ecco qua. Vuole una targhetta, diciamo, per ricordo, il gruppo sanguigno o... Ha detto zero, giusto? Sì. Me ne ricordo. Ok, perfetto. Allora, buona giornata. Una buona giornata a lei e buon lavoro. Arrivederci. Ciao Nicole. Arrivederci. Ciao Nicole. Arrivederci, buon lavoro. Grazie. Salve. Venga da questa parte, la vista del... Con la compagna all'uscita. Grazie. Comunque sì, Swanky, ecco, adesso io Toby fa... la sua collega Nicole. È veramente molto carina. Ah, glielo dirò se vuole. Non saprei. Va bene, allora buona giornata, arrivederci. Una buona giornata. Quanti gruppi sanguigni abbiamo? 1, 2, 3, 4. Se faccio tipo 3, 6, 12, 3 li metto qua. Perfetto. Cosa, 4, 6, 8. Mi lasci il tuo numero. 86. Caso mai qualcosa. Dopo mandami un messaggio col tuo nome. Così. Allora, dimmi quando ci sei. Vai tutto, vai tutto. 427 30 14.
508 QBR. Mandami un messaggio così poi lo segno. Buonasera. Buonasera. Qualcuno di voi ha un po' di morfina? Non possiamo somministrare morfina senza motivo. Non possiamo darla. Ha una prescrizione medica. Canapa. Oppio. No. No. Non siamo spazzatori qui. Qualcosa di medico, medicinale. O... No, purtroppo. Cosa no. Le serve? Mi scusi. Ripeto, ha una prescrizione. Nicola? Sì? Andiamo un po' in giro? Si può uscire dall'ospedale? Guarda. Sì, puoi andare tranquillamente, resta reperibile. Vieni con me? No, io devo restare qua perché devo gestire ancora almeno i primi giorni. Mi andava. Fino a quando non c'è il primario. Giro in giro con l'ambulanza io. Sì, esattamente, resta sempre reperibile, d'accordo? Sì, certo, la chiamata. Sotto l'ambulanza. Qualcuno che ce l'ha, erba. Opla. E mo faccio i medici. Ottimo, sì, sì. Come non si sa? Quella fa bene. 65 anni mi metto a fare la ginnastica. Dalla lei com'è che si chiama? La morfina, la ginnastica. Ma la morfina tutta la vita. Porca. Pronto? Stai scherzando. Un attimo, eccomi. Stavo mangiando e stavo messa male. Io e lei dopo faremo una bella chiacchierata. Io sono Emily, ecco. Sì. Sicuro? Bene. Pago, mi dispiace. Bene. Può pagare quanto vuole, ma se non c'è, non c'è. Vabbè. Buon lavoro. Buon lavoro. Magari torni quando sta male. Seriamente? Allora mi dia un pugno. No. Noi siamo qui per aiutare le persone, non per fargli del male. Hai un pugno? No. Vedremo i bracci. Sono concerte. Può anche mandarmi a quel paese. Non glielo tirerò lo stesso. Babbo. Buona giornata. Intanto cambiato il tempo oggi. Era un attimo, se l'ha fatto nuvoloso oggi pomeriggio. Nicole, usiamo la morfina così, come se fosse, ne so. Dimmi, Chris. Sono passato al discount. Sì. E per allora è normale. Anche io. Anche penso non sia normale. Cosa? È devastante. Il signore voleva della morfina. Purtroppo non possiamo fornirgliela senza certificato. Cioè, boh, vabbè.
Ah, un attimo che devo. Io ho preso, diciamo, 12 medikit e 3 sacche di sangue di ogni tipo, va bene? Prendine due per ogni tipo. Due per ogni tipo, ok. Emily? Sì? Le sacche generalmente dovrebbero essere 5, tuttavia non ne abbiamo a sufficienza, sì. Per cui Sì. dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo. Ok, va bene, sì. Non c'è problema. Io prima con la direttrice ho fatto fare pure un annuncio per quanto riguarda le donazioni. Avete fatto bene. Io ho tutti i vostri curriculum addosso e devo capire dove me li devo mettere. Tu ce l'hai un'idea? Li metto qua dentro. Vabbè, Sai che casino attivo, esce fuori sennò poi? poi non puoi accendere. No, li devo mettere in casa mia. Vabbè, comunque quando ti Non attivano c'è un il attivio badge, sopra. qui c'è la Ah, non li metto cassa in farmacia. comune, Sì, troverai la radio, la frequenza è 205, qui troverai anche i farmaci e le sacche di sangue. Ok, va bene. Allora, aspetti che provo a un attimo. Sollecitare, sì. Sì, esatto. Specializzando Grey, fuori servizio. Buonanotte a tutti. Dimmi. Ti servo? Vuoi che faccio io con i veicoli o fai tu? No, se volete fare, vuoi fare, fai, sì. Dimmi tu. Sì. Io ti dicevo, per ritirare il Sì, mio veicolo dove cosa? devo andare? Perché era la parte in cui ero senza Ah, sangue. ok. Puoi andare adesso col primario. Ok. Allora, mi scusi, Sì, devo ritirare il veicolo. è di che mondiale. Perfetto. Aspettiamo che la collega prenda il badge. Ah, prima di io ho già portato sull'ambulanza, diciamo, sotto. Perché poi non Sì. sapevo se iniziare a fare il Sì, giro della consegna o meno, quindi inizio. porre Inizio. Siamo in un milione. Ecco qui. Vai, vai pure a farlo, se vuoi. Non è Ok, un allora inizio a fare un po' di problema di consegnario. Sì, solito. vai. Ok, allora puoi. Bene. Hola. Ah, però. Test radio, mi sentite? Sì. 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 Andiamo a consegnare gli organi. Consegnare gli sciroppi.
perfetto. Signori, scivate in mezzo alla strada. Sono caduta dalla montagna laggiù. Malissimo. Oh mio Dio. Ci do un passaggio. Mi fa molto male gamba. Purtroppo non posso darvi un passaggio, signori. Non ma la il signore sta male. Purtroppo sto non posso. Sto partorendo, incredibile. Posso darle un supporto medico, ma purtroppo portarla in giro non posso. Ci sono i tassisti o gli Uber per questo. Mi sento già un po' meglio in realtà. Ok, va bene. Arrivederci, state bene? Siete sicuri? Non avete bisogno di... Ok. Arrivederci. Perfetto, andiamo al paletto, la consigliamo pure lì. Ma dai cazzo. Mamma mia. Ai. Mamma mia. Ma che cazzo? No, non è che ci sono mai impazziti. Specializzando Rosenberg fuori servizio. Buonanotte. Buonanotte, Rosenberg. Buonanotte. Buonanotte. Specializzando Barrett qui fuori servizio. Buonanotte Barrett. Buonanotte Barrett. Cos'è medicine? Ok, queste sono le sirene.
dottor Scazzamauriel. Da Roche mi risponde? Sì, sì, sto arrivando. Perfetto, l'attendiamo sotto nel garage per depositare il veicolo. L'avevo depositato al garage centrale, però arrivo. Sì, in effetti il garage centrale è un po' più vicino. Vado in pausa a 5 minuti. Muto direttrice. Finite le consegne, o vediamo un po' la live. C'è lo specializzando Eugenio, Gadi. C'è lo specializzando Scazzamauriello. Scazzamauriello. Penso sia andato a casa. E scazza Mauriel. Ok. Salve. Salve. Piacere. Piacere. Leon Eagle. Piacere. Piacere, un collega anche lei specializzando. Sì, sì, sono entrato ieri a far parte dei medici. Ah, bene, bene. A posto. A posto. Allora vado a depositare, diciamo, il mezzo. No, i soldi che ho guadagnato con le consegne. Beh. Ok. Buona serata. Ci vediamo dopo.
Perfetto. 3330. Deposita 3330. Perfetto. Perfetto, a posto ragazzi, io concludo qui il live, vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi ricordo di lasciare diciamo, il follow, di iscrivervi sul canale YouTube, diciamo con punto esclamativo comandi, punto esclamativo YT per seguirmi su YouTube e vedere tutte le repliche, punto esclamativo Discord per iscrivervi al canale Discord, server Discord, vi ringrazio tanto per essere con me e ci vediamo, buona serata, ciao!